oggi un bordello di ame. Vi stringiamo, dobbiamo stare stringiamo più vicine. Oh sì. Non senti dell'amicizia, non senti la potenza di questa unione di teste belle. Fisi. Che bello. Sono mega contenta. Che bello, che bello. Cosa? Cioè, è stato Sigma parlare. Abbiamo l'intruso. Trova l'intruso. Tipo, com'è che si chiama quel gioco? Baldo. Fai in Baldo. Fai in Baldo. In effetti, aspetta, Waldo, è vero. Waldo. Scusate. Aldo. Aldo, ma il suono è quello. Buonasera, benvenuti. Abbiamo deciso di organizzare questa live un giorno in cui eravamo a pranzo e alla buona Sara stavano arrivando una serie di richieste di partecipazione a live per l'8 marzo, in quanto giornata internazionale della donna. Yeah. E siccome eravamo a pranzo, in un pranzo di sole donne, ci siamo guardate e abbiamo detto: ma perché far partecipare le nostre ragazze a live di qualcun altro? Fate chiamare la live, strumentalizziamoci, che anche è difficile. Strumentalizziamoci. Paroliera. L'8 a marzo, esattamente. Siamo qui per l'8 a marzo. Ma ci si vede? Giusto. Aspetta, perché sono abbastanza. Si vede. Sì, perfetto. Ed è tutto bellissimo. Non voglio aprire nessuno. Si vede. Che buone. Ci vediamo. Assolutamente. Allora, io facciamo un giro di ciao. Io sono. Possiamo dire anche il nostro principale problema nella vita, tipo uno solo? Sì, è difficile uno solo. Facciamo quella cosa che il patriarcato ci impunta ogni volta. Cioè, va bene. Tipo Azzalina, okay. Sono volgare, non va posso bene dire parolacce in quanto donna. Va bene. Okay. Allora partite voi, ci devo pensare. Okay. Questa è vero, tu sei molto conforme, sei molto carina. Sono molto confusa. Tu sei carina. Grazie. Però io sì, per ultima così ci penso. Allora parto io, facciamo il giro e torniamo a te. Sì, ritardo il mio turno. Ok, parto io perché il canale è anche mio, quindi mi sembra giusto fare un po' gli onori di casa. Quindi ciao, sono Chiara. Sì. Difficile che non lo sappiate perché il canale è anche il mio, però sai. C'è anche il nome. Ciao Chiara. C'è anche il mio nome, capito? Wow. C'è anche il mio nome. Qualcuno mi chiede lo stesso perché non sei Saidonia. Io, beh. Quindi, che cosa mi ha fatto il patriarcato? Non sono Saidonia. Non esiste. Cazzo. Sigma, basta, per favore. Allora, sono anch'io Chiara, però... Online Ruby Rust per comodità, anche perché così evitiamo ogni volta, ma continuerò comunque a girarmi ogni volta che qualcuno dice Chiara, per forza. E il patriarcato dice sempre che sto seduta con le gambe troppo aperte. Oh no! Sì. Woman's planning! Sì, sì. Oh, no. Oh fuck! Però lo dice anche la mia mamma. Ah! Beh, anche le donne. Beh, patriarcato sì, introiettato quello. Sì. Chi tocca? Giulia. Io ho tardato il turno. Niente. Tu giochi passo. Intanto una persona può tardare il turno, quindi. Penso di sì. No, tutti possono tardare il turno. Dai, prova una persona. Lo si può fare solo in combat, ritardare il turno. Cavolo. Allora, io sono Giulia, ciao a tutti, mi potreste conoscere come Bicio Cobarde. Potreste. Conoscere. Se sapete leggere, potreste aver letto esatto. Bicio Cobarde. E niente, anche a me, cosa ha fatto il patriarcato? Mi dice che dico un po' troppe parolacce. Anche a te? Anche a me? Che non dovrei... lodare il signore effettivamente con un po' troppe vero parolacce e sì, forse non sono un po' rozza. Ti scrivono: ma quella è Bicio Cobarde, la vincitrice del premio miglior doppiatrice di animazione. Oh, wow. È proprio lei, è vero questa è proprio cosa? Lei sì, è vero. Ah, sì. È vero. Perché te ne premio voci animate, è vero, sì, è vero. Ma scusa, non le dici niente, ma perché? È questo che le ha fatte il patriarcato, che non può essere orgogliosa dei suoi achievement, porca troia. La deruta dei suoi meriti. Porca troia. Perché? Ma porca miseria. Capito? Il patriarcato ti ha tolto gli anime? Non li puoi guardare. No, vabbè, è incredibile. Già. Amica, brava Giulia. Grazie. Un applauso a Giulia che a quanto pare non ha fatto nessuno. Brava, hai vinto. Cos'è che hai vinto? Una statuetta.
Ma cos'è che era? Un doppiaggio di animazione. Allora, un doppiaggio di un film di animazione che si chiama Ride Your Wave, che appunto avrei vinto come voce femminile di film d'animazione. Ho non vinto... l'ho visto, ma e ho allora... vinto l'onore, la gloria e una statuetta. La fama. La statuetta è tipo un action figure. Sì, tipo, no, è un action figure tipo Oscar fatta male, cioè tipo la statuetta degli Oscar, molto divertente, con una sorta di boom, una persona, un angioletto d'oro con una basetta quadrata. Speravo in un premio ancora più anime, essendo redatto da Anime Click, no? Cavolo, sì. Cazzo, tipo l'Oscar però fatto animu. Sì. L'Oscar in JoJo Pose. Beh, però ti dicono che hai vinto la fama, quindi in realtà... La fama. Ok. La fama. Sono troppo contenta. Bellissimo, brava. Ora parliamo di me. Esatto. Io sono... Oh no. Ciao, mi abbasso per farti più spazio. Ma grazie, ti ringrazio. No, vabbè, ma non c'ho bisogno, sono molto in alto. Anch'io mi abbasso. Sono potente. Io mi sono abbassata. Io mi sento potente in alto. È una roba che non provo spesso. Ciao, piacere, mi chiamo Azza, Lina. Dico troppe parolacce, ergo... insulto la femminilità della donna, perché le donne sono eleganti e gentili e non camionisti, e non esatto. camionisti. Sì, esatto. Quindi nessuno piacciono che... le donne poco femminili. Esatto. Sì, sì, dopo sì. parliamo di sta minchiata di femminile, sì, perché ma sono solo gusti da 200 anni. Ci okay. dice anche che non puoi vestirti di merda, pensa. Ah, too late. Non è che più grande aspirazione della vita. Rivendichiamo il diritto di essere cesse stasera. Sì, 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 sì. Questa è una grande verità. Rivendichiamo. Tocca a te, vero? Ah no, però prima di tutto ci chiedono se Saidonia è stato sedato. Quindi quasi. Ti prego. Saidonia no. sedato? No, fai un verso soltanto per garantire. Sto bene. Perfetto. Raga, non l'avete imbavagliato come si deve. No, cazzo! No, no. Ma sono donna, non so fare i nodi. Volevi chiuderlo in cucina, t'ho detto. Ma non c'è. Così si perde, non si trova più. Non sa più che fare. Sei confuso. Esatto. Apre tutti i mobili cercando una via di fuga. Dove la porta? E apre la lavatrice. Devi farmi capire qual è il nostro habitat naturale, no? No, no, no. Ma Burger King ha fatto un tweet così, dicendo le donne dovrebbero stare in cucina, e poi sotto ha continuato con o almeno dovrebbero, visto che c'è la disoccupazione femminile. Oh. No, è stato un sacco figo. Dopo lo prendiamo, dopo lo prendiamo, perché secondo me era molto molto carino. Sul filo del rasoio, quindi, questa cosa. Allora, io sì, molto, infatti sono partiti di flame. Sono tipo i convento di Pino. Certo. Sì, sì. Allora, io mi presento, nessuno mi conosce in realtà. Io sì. Io. In realtà sì, più o meno sono Mamma Mary in arte, quella alta con i capelli neri, perché sono alta con i capelli neri. Oh. E sono la Mary, salve, buongiorno. Ciao Mary. Ciao Mary. Ma da chi accusa il patriarcato? Allora. Allora. Iniziamo con sono alta. Oh no! Oh, sono molto alta. Imperdonabile per una donna. Imperdonabile. Le donne non possono. Non possono. Che cazzo? Ma soprattutto ho una personalità molto forte. Sei aggressiva. Sono aggressiva. Sei aggressiva. Sono molto aggressiva. Ho una personalità alta. Molto forte. Sì, ho una personalità molto forte. Molto forte, sei anche la personalità aggressiva. È alta. Anche la mia personalità è alta e i capelli neri. Però tutto sì, torno. Direi che principalmente ho una tutto personalità torno. Troppo forte. Sì, sì, direi quello. E parleremo... Io voglio sentire il tuo! Vai, squadra di... Allora, io sono Sara, curo Lili, e il patriarcato ce l'ha con me perché non dovrei saperne più di videogiochi degli uomini. Aia! Ho visto un Saidonia che a lui va. Ricordiamo a tutta la chat che curo Lili è la prima streamer italiana, che tra l'altro è una donna, giusto per dire. Tra quindi, per un caso... È iniziato nel lontano 2013. Ha iniziato Terenas 2 mesi prima di me. Ma no, ma lui... Bellissimo. Non era tipo 10 giorni prima, non lo so. 11. 7 giorni prima. Vabbè, non time prima. Goal. Beh, Sara ha inventato lo streaming. Esatto, l'ho inventato io. Prima si chiamava Sara TV, poi è diventato Justin perché gliel'ho venduto. Poi Sara TV, è vero, ancora mi rimane Sara TV.
Ma pensa che in una roba con Mara Venier avevano detto che Rovazzi aveva inventato Twitch. Perché l'aveva inventato sei così, perché era così intraprendente che durante la qualcosa del genere ho visto una clip. Mi dà anche il programmatore. Che Mara Venier gli ha detto questa cosa. Oh no, cavolo, dovremmo proprio farci Ma allora, spezziamo una lancia nei confronti di Rovazzi. Effettivamente lui è stato forse uno dei primi che ne ha parlato in televisione. È perché l'hanno invitato? Esatto. Beh, questo è vero. Beh, sì, sì, no, ne ha parlato. Però ne ha parlato in televisione, quindi probabilmente la gente se lo ricorda per quello, certo. E per quello social, anche se non sanno che Twitch c'è da una decina d'anni. Sì, in sì, sì, no, infatti. Durante la quarantena, merda, non ci ho ancora pensato. No, ce l'ho, come non c'è ancora pensato? Ce l'ho. Vai, Roby. No, ti abbiamo rubato la presentazione. Perché? Abbiamo detto spoilerato come ti chiami. È arrivato un ride di Milla Music. Ciao Milla! Ciao Milla! Grazie. Grazie Milla. Amma. Ciao Amma. Brava! E bella! Bella, grazie, brava. Ti ringrazio. Allora, io sono Roberta Cichibe. Il patriarcato, allora, cosa mi ha tolto? Di cosa mi accusa, in realtà? Ma in modo lieve, quindi magari argomento di discussione, sono sempre tutti sorpresi che io possa lavorare per qualcosa. Sai che... lavorare? Sì, che dico, wow, ma quindi... tutto, donna e su internet riesce a fare uno stipendio. Oh mio Dio! E metà delle volte non è esattamente un complimento, una roba che stupisce così tanto che sono tipo, ma mi stai accusando di questa cosa? So che sembra un complimento, ma non ti dovrebbe stupire che io donna ce la faccio? Perché è bruttissimo che ti stupisca di questa cosa. Però è nascosto come tipo, vabbè, ma io ti capisco, comprendo i tuoi problemi. No, mi stai sminuendo in realtà, però già. E quindi sì, il patriarcato che mi ha tolto il certo che ce la fa una donna, ma certo che ce la fa, che cazzo, ovviamente. Però sì. Grazie a Nube che corre, che regala 5 abbonamenti. No, grazie. Ci pagheremo la cena bella lì, mamma mia. Ma del mestiere. Tra l'altro facevano giustamente notare in chat che qua siamo in 7 persone donne e la chat cosa chiede? Dov'è l'unico uomo? È vero, Madonna! È certo. Io non volevo dirlo perché sono... Era dietro la cosa, siamo, la camera. Non ci siamo, non volevo dirlo perché sono ospite, ma effettivamente ho notato... Ma io posso dirlo, è il mio canale di casa mia. Infatti quindi... Stavo per fare altro, cosa chiede? Per fare le quote azzurre. Beh, ma sono che sono palesemente le quote del Napoli. Okay, no, ci serve un napoletano qua dentro. Io? Sì! Ma sì! Napoli! Più al meno, cava di Treveni, Salerno. Ma l'accento? Vabbè, la faccio doppia dirigere. Però, sai parlare, cioè... Sì, sì, no, lo capisco perfettamente. Ti stai stupendo che lei, essendo una donna, sa parlare? Non hai sentito nemmeno una piccola inflessione. È vero. Quindi vai a aver pensato. Brava. Cioè, non perché non sembri napoletana, ma perché non solo sei napoletana, ma sai anche doppiare. E sei anche una donna. E soprattutto sei anche alta. Sono una donna molto alta. Molto alta. È il mio vanto. Con i capelli neri. Aggressiva. Sono aggressiva. Giulia oggi mi ha mandato un'immagine bellissima. Ho detto, Mary, ti ho pensato tantissimo. Adesso la riprendo perché... C'è un napoletano intanto. C'è un napoletano. Immagina i napoletani. Immagina da cera. I soli. Che appunto è Napolina, questo. Lei è autore, lui è autorevole, lei è aggressiva. Ovvio. E questa frase sono io. Infatti avevo pensato quasi di metterla come immagine del Ma questa fa parte di una collezione di immagini, ce ne sono una dozzina in totale, sono tutte quante su questo Vi hanno anche mai detto tipo che siete maestrine perché sapete troppo cose? Tutta la vita! Capito? Tutta la vita! Tipo, un uomo è esperto, una donna è maestrina, se fa vedere che sa qualcosa. Che s'accente. Ma poi ragazzi, siamo qua per tirare fuori i problemi, affrontarli e educare. Allora, io voglio dire solo una cosa. Sono qua per lamentare. Io oggi mi sono svegliata e ho detto: che bello, oggi facciamo la live delle tipe. Sono felicissima, carichissima, bellissimo. Poi apro il telefono e trovo messaggi di clienti, collaboratori, uomini. E nessuno sapeva fare la cosa che mi stava dicendo di dover fare. Cioè, tutti i messaggi che erano tipo, ah, aspetta, ma mi sono dimenticato, cos'è che era? Ah no, però aspetta, devo chiamare per chiarirmi una roba, cos'è che... Ma raga, ma ne abbiamo già parlato in stero. Cioè, tutti stupidi oggi. Vabbè, memoria da pesce rosso. Tutti stupidi. Oh mamma. E io ho chiuso il telefono. E la Giacosti! Ma che cazzo? Giacosti!
aspetta, che cazzo, Mary era così sorpresa che pensava di aver toccato qualcosa nella... È vero. Sì, io fa. La Ghosti! Oh mio Dio! Niccolo! Grande La Ghosti! Per le ame! Allora, Giocosti è uno dei nostri supporter storici e ogni tanto se ne esce fuori con queste cose pazzissime. E quindi grazie. In che parte di mondo sei? Sei tornato dal Mississippi, Giocosti. Ma cosa? Lavora sulle navi, ed è in giro per il mondo. Sì. Ma che bello! Piccola Giocosti! E lui i nodi di sicuro li sa fare. A quanto sei arrivato? Vieni a legare Saidonia per noi. Aspetta, che poi lui ne ha donate 100 perché è arrivato al totale tondo di 1.400 nel canale. Perché lui è uno dei difensori dei numeri tondi. Giustissimo. Sono d'accordo, numeri pari. Sono difensore della palindromia, invece. Sì, perché quando bisogna fare una donazione deve essere uguale all'inizio. Certo. È bellissimo. Mm. Ci sta. No, noi abbiamo lui, anche Cursed, che anche Alex Lass, che sono tutti quanti che calcolano il numero di sub, tipo magari... Giocosti, cosa fai? Lui? Ne ha regalati altri 30. Ne ha regalati altri 30 e mi sa che ha fillato tipo il sub goal. Pazzissimo. Cosa? E la Madonna. È proprio fuori di testa questo messaggio. Ma io mi metto in chat zitta così magari me ne becco una al prossimo. Scusate. L'ho appena ricondiviso. Non ho capito un cazzo. No, Madonna. Grazie Giocosti. Porca troia, che dolce. Quindi Ame, di cosa volevamo parlare noi? Stava dicendo qualcosa a Zalina. Allora, io vorrei aprire una parentesi, perché molte volte, adesso io sono un po' ignorante, però non so chi ci sta seguendo, molte volte mi è stato richiesto chi sono le Ame. Ok. Questo anch'io. Esatto, è una cosa di cui Come entità, come descrizione, chi è Ame? Chi sono Ame? Okay. Chi può riconoscersi come Ame? Ame? Voglio aprire questa parentesi perché appunto molti me l'hanno chiesta, ma chi sono? Cosa fa? Cosa pensano? Cosa volete? Che cosa prima breve parentesi, Somoya, grazie mille, ma non ti vedo da cellulare, quindi so che anche tu ci hai messo il tuo, non ti voglio ignorare. Grazie anche a Nube che corre, che ne regala altre 10. Siamo al 180% del live train. Porca troia. Stasera su. Capitalizziamo. Che cazzo vuoi tu? Lo leghiamo. Ragazzi, è uscito dalla cucina. Come ha fatto? Giocosti, legalo. Giocosti, legalo. Hashtag Giocosti. Annodalo. Sì. Che bello. Dai, lui appunto, dai. Di la comena. Io l'ho imparato, me l'ha insegnato Daniel, il mio migliore amico genovese. Io non ho la patente. A quante sub la foto di Saidonia in Shibari? Io so quello per scalare. Mi diverto subito. Andata. Grazie, Somoya, regala altri 20 abbonamenti. Ma no, sì, ma basta parlare di sti uomini ricchi che regalano le sub. Parliamo delle donne. Donne ricche. Allora, continuate. Rispondete alla domanda di Giulia. A noi ci piace. Allora, qual è esatto l'allore delle ame? Tutto nasce. Vai. Sentiamo. Così, perché io ero tipo, porca troia, non ci sono abbastanza tipe. Scusate, sono arrivate qua dopo aver ascoltato il mio podcast preferito, Troie Radicali, su Spotify, iconico, andatelo ad ascoltare, bellissimo. In una puntata piscia. Sei, ma porca puttana, raga. Più o meno, quindi sempre quel mood. Sì, grazie. È proprio il character dell'ASA, character design. Il mana che si carica, raga, porca puttana. Cazzaci un incantesimo. Vai. Vi ringrazio. E come dicevo, io mi sono rotta il cazzo sempre di fare cose da sola o con chi capita. Io basta, io adesso vado dalle mie amiche e le dico: troie, facciamo una combo di cose. E quindi eccoci qua. E quindi tutto nasce per... L'obiettivo all'inizio era semplicemente tipo: facciamo vedere alla gente che le femmine possono, sanno
e sono meglio a essere amiche anche fra di loro. E fanno. E possono fare roba. E questa è una roba che non si vede molto spesso in realtà. Perché infatti mo c'era quella nuova regola degli Oscar di se due personaggi femminili non si parlano il film non è abbastanza inclusivo. Guarda, hai detto molto bene. Tre soprattutto regole. Quando hai detto no che noi sappiamo appunto essere amiche. Perché purtroppo molti, nell'immaginario collettivo di molti uomini, noi ci odiamo. Sì, le donne si prescindere. Odiano. Ma perché? È vero. Quando in realtà non è vero. Esatto. Siamo le prime che poi pare che noi abbiamo invidia verso tutti. Esatto. Siamo gelose verso tutti e è una cosa che posso dire che conosco molto più uomini prime donne che donne prime donne. Mamma mia. Possiamo dire che anche il nome prima donna è già sì, esatto, tra l'altro. Però, assolutamente sì. Per esprimersi. Sì. E ve lo dico, cioè da videogiocatrice che è stata in mille gilde, capitava che ci fossero anche ragazze che volevano più attenzioni, ma vi assicuro che erano quasi sempre uomini. Ma chiaro. Sì. Ma anche perché di norma ne ottengono anche di più, soprattutto negli ambiti in cui anche noi stiamo. Sì. Però vorrei spezzare una lancia a questa cosa, che il punto secondo me non è troppo il no, dovevate saperlo prima, le donne in realtà sono amiche. Io ho pensato che non potevo essere amica con altre femmine per anni. Già. Ma per tantissimi sì, anni. Ci convincono, sì, è vero. Perché ti convincono e tu sei tipo ah, c'è lì la Roby, la conosco, ma secondo me non possiamo avere un'amicizia profonda come ce l'ho con i miei amici maschi, perché abbiamo due punti di vista diversi, invece essendo lo stesso punto di vista. E poi ero tipo no, aspetta, siamo delle personalità distinte. Esatto. E ora siamo amiche! Bella! Siamo amiche! Che bello. E quindi l'obiettivo all'inizio era soltanto unire le femmine, far cose con le femmine, per le femmine, tra le femmine, che non sono cose da femmine. Sì, specifichiamo. Oppure molto. Sì, forse, chi se ne frega? Vero, perché chi se ne frega? Cosa vuol dire da femmine? Quanto cazzo sì. Vengono sminuiti tutti gli interessi, semplicemente sì. Se sono interessi di una donna. Sì, ti piacciono i videogiochi? Vabbè, ma quali videogiochi? Sì, Animal Crossing. Sì, Animal Crossing, cazzo! Sì. Ci lavoro con Animal Crossing. Tu cosa fai, eh? Bravo, hai la tenda ancora, eh? Bravo, hai ancora la tenda. Molti esempi veri, di mamma questa mia. Cosa. Ti piacciono i videogiochi? Dimmi tutti i videogiochi tutti. Che sono usciti. Tutti i videogiochi. Nominami tutti i Call of Duty. Ragazzi, io li rovino tutti. Di nuovo. Grazie a Tici, 15 abbonamenti, grazie mille. Grazie. Tici è una ragazza bellissima, bravissima, che sta disegnando, bellissima. Tra l'altro sta pubblicando il suo webtoon che è un girl love. Sì! Ma sì! Invitata a fare ma i disegni per donna. Fumetto. Vi posso raccontare un episodio mentre lavoravo in un negozio di videogiochi anni. Allora, ero stagista. Ero stata assunta da 3-4 mesi e c'erano i clienti, tolgo già le iniziavo scarpe. A capire quelli che erano i clienti abituali, sai, quelli che arrivano, guardano, fanno domande. E c'era sto ragazzo che passava spesso, ogni volta cercava di mettermi in difficoltà facendo domande particolari su determinati videogiochi. Apposta. Ma non quelli che apposta stronzo. Vogliono mettere in difficoltà chi lavora nei negozi di videogiochi. Certo. Perché dicono, ah, guarda, perché no? Sta persona, no, la motivazione è molto semplice, è tipo, ok, sta persona lavora nel negozio di videogiochi, è pagata per farlo. Sicuramente io ne so di più di lui barra dovrebbero pagare me. Cioè la motivazione di solito quando gente fa domande di merda è sempre questa. E arriva sto ragazzo e mi fa, vabbè, prima mi ha chiesto di giochi super mainstream, risposto tranquillamente. Torna giorni e giorni dopo e mi fa, ciao, volevo chiederti per caso se sapessi qualcosa dell'uscita di Blade & Soul. E io gli faccio, sì, guarda, mi dispiace ma Blade & Soul purtroppo non uscirà probabilmente per i prossimi 2 anni perché la NCSoft, la casa che lo deve, fuori, l'ha rimandato per problemi legati alla sessualizzazione di determinati personaggi, quindi non lo troverai prima di 8 anni. Ma è un gioco solo per PC, dovresti saperlo, perché me lo stai chiedendo qua da GameStop? Che tra l'altro ha beccato la videogiocatrice di MMORPG, che sono giochi super settoriali, che sì, veramente vero. O li giochi o non li conosci, però è venuto a farmi la domanda di merda su un gioco che non poteva essere venduto in nessun negozio di videogiochi apposta. L'ho abbassato di 20 centimetri. Madonna! Da lì ragazzi vi dico solo che veniva ogni settimana, si metteva così al bancone con gli occhi così. Vabbè, ma l'avrei fatto anch'io, Sara. Ma scusa, cioè, emozione. Ma era passata da super etera, oh mio Dio. Oh no, divina. Super etero. Vorrei salutare la Lady of a Barker comunque. Ciao Lady! Ciao Lady! L'ho visto prima che c'era, quindi è patatona.
Questo solo per ecco specifico, ragazzi, scusa, il fumetto di Tichi si chiama Kiss It Goodbye. Kiss It Goodbye. Kiss It Goodbye. Kiss It Goodbye. Tanto, vorrei riallacciarmi a quello che hai detto sul fatto che avevi un po' questa sensazione di dover odiare le donne, perché se vi ricordate è stata la prima cosa che ci siamo dette io, Giulia e Sara, quando abbiamo deciso, quando si poteva, di andare a fare colazione insieme e dire sì. Ma ragazze, ma non siamo mai uscite solo donne insieme? Io ho avuto questa storia e sono tutte simili le storie, perché tutte, sì, certo. Le donne... Tutti quanti che dicono di queste donne che sono... E tu sei a prescindere intimorita e pensi di non poterti fare il gruppetto di donne perché sono tutte stronze o perché chissà cosa. Ma non è vero. Mm-hmm. E che palle e che fastidio. E quindi adesso siamo tutte ame. E tra l'altro ame sì. È una emoticon dell'Azza, per quello ama. Le ame. Però potrebbe diventare un acronimo di qualcosa ufficiale in modo che... Però io secondo me quando cioè abbiamo detto le ame, a parte che è nato perché ci chiamavamo amo, ama. Sì, no, amo. Cioè ah, non sì. È che abbiamo detto allora... Concept. Ame perché in realtà l'asta per... Cioè no, non abbiamo no, pensato no, un no, cazzo. No, a caso. Le ame, boom, le ame. Com'è nato appunto il Breakfast Club, che all'inizio siamo partite noi tre, adesso guardate quante grandi. Esatto. Madonna. Sì, pancake, raga. Meno breakfast, più lunch però, se volete altre tipe. Lunch? Vabbè, lunch. Ok. Più lunch? Lunch. Più lunch? Aspetta, com'è che si chiama quella roba tra... Brunch. È una roba molto, tra l'altro, stereotipo donne. Il brunch è proprio lo brunch con le amiche. Perché non, le donne non hanno un cazzo da fare tutto il giorno. Non ho mai fatto un brunch nella mia vita. Vabbè, raga, cioè tipo, ma... Che belli brunch. Cioè, ma hai fatto un brunch? Io, se mi becco lo stereotipo del brunch, sottoscrivo in pieno, cioè nel senso, non mi lamento per niente. Tra l'altro l'ok perché il femminismo ha dato un lavoro alle donne, ora ci tocca sia stirare che pulire che anche lavorare. Ma cioè, allora io voglio sapere chi di voi stira. A voi? Cioè, raga, io non ho mai... No, cioè... no, io sono contro lo stiraggio. Cioè, quando mai? Prendo le cose bene. Ma sì, le appendi bene e non si stirano. Ma c'è una cosa che... Io no, stiro solo i cosplay. Ma se l'unica cosa che si stirano sono io stiro i cosplay. Ragazze, le parrucche si stirano addosso le cose. Sì, la mia addosso. Prima o poi ti lavi vestito. Ti lavi vestiti addosso. Ti fai la doccia con le salviette. E quando inizio a puzzare deodorante sopra. No, no, sbagliato. Che bello. Fai un giro, lasci prendere aria. Esatto! Dicevano i re e le regine francesi perché non i nobili. Ma Cipria non era per quello? Che tipo si mettevano strati su strati perché non si lavavano? Sì. Ma sotto le ascelle si metteva la Cipria. Dai, perché su, beh, che ne sai, perché no? Non ho idea. Non ci ho mai provato. Perché lavarsi, Robby? Perché non lavarsi? Lo so, io non perché lavarsi quando puoi metterci la Cipria? Ma perché lavarsi quando sei ricco? Ma perché lavarsi se sei ricco? E tutta la villa è tua, dove cazzo devi andare a far la spesa, no? Se a casa tua non ti lavi. E questo che ci ha insegnato la pandemia, no? Cioè, a caso sì, ci si lava, no? Allora, giusto? La pandemia è un po' diversa se non vivi da solo. Lì è stato un po' più. La pandemia, fatemi mettere il coso in carica di cosa? A proposito di pandemia, fammi fare un trice sulle porte degli anni. Cazzo, la pandemia, ciao ragazzi, mi raccomando. Ciao Sara! Ciao Sara! Beh, ragazzi, salutate tutti quanti Sara e grazie per essere stata con noi. È che noi ancora non ci siamo ricordati della pandemia, quindi stiamo ancora per un po'. Però appena ci viene in mente andiamo via anche noi. Sì, purtroppo. Dobbiamo scappare tutto quanto. Beh, comunque, questa era... Vogliamo fare una live di chiacchierate, anche un po' di temi che già sono partiti fuori, fra cui tipo la femminilità, le donne non si pensa che possano essere amiche. Loro sono le prime che ci credono per prime. E tante altre robe. Poi, secondo me, cioè, non vogliamo farla troppo pesante, perché se dovessimo farla pesante sarebbe seria, più che pesante. Sì. E lì bisognerebbe studiare un attimino di più. Io volevo fare l'idea del brunch, però un po' più condiviso con la gente. Cioè, quello che noi facciamo di norma, però un po' più...
show off, cioè ciao maschi, ciao femmine delle chat, tra l'altro Twitch è la piattaforma dei maschi come utenti, io non, vabbè. Grazie, sì. Invitate le vostre amiche, sta piattaforma è anche per le amiche, basta fare sta gang di persone che guardano Twitch fra di loro e mandano le clip solo fra di loro, no, mandatele anche agli altri, sono fighissime. È vero, invitate le amiche. Invitate le amiche. Vogliamo più donne, vi imploriamo. Vi imploriamo, vogliamo più donne. Bisogna molto liberare alcune cose, alcuni valori sociali, tipo l'internet, i social, le tipe hanno molti problemi a usare i social in confronto ai maschi. Ci sono tante cose che sarebbero da snocciolare, però sono temi enormi. Per oggi volevamo fare un piccolo esperimento che era quello di cercare le donne su Google. Io intanto ne approfitto per ringraziare Envuccia che si abbona, e Envuccia è una nostra amica disegnatrice che sta per lanciare il Kickstarter del suo nuovo fumetto che si chiama I giorni del tifone, dovrebbe uscire il 15 di marzo, se non mi ricordo, non lo so. Speriamo di sì. Non lo so, però l'ha disegnato lei ed è bellissimo, quindi okay. Mi raccomando, segnatevi il giorno del tifone su Kickstarter perché ha dei disegni veramente veramente belli. Cerchiamo. Ma sta per partire? Sì, sta per partire, dovrebbe partire a pochissimo. E ci sono i tifoni? Ci sono un sacco di persone asiatiche che per me già vince un sacco. Porca troia, sì. I disegni con gli asiatici mi piacciono tantissimo. Ma la cosa adesso non è che ti che non trovo. È bordo il giorno del tifone. Marica che conosciamo, salutiamo tutti Marica. Ciao Marica! C'è Marica che dice, a proposito di amiche femmine, quanto riempie di gioia quando una conoscente che non sa ancora quanto sia amica ti chiede di accompagnarla in bagno. Oh! Immaginavo questa cosa. Quindi sì. Quanto è vera quel meme sul tipo, ragazzi, io non mi trucco per gli uomini, io mi trucco per i complimenti delle sconosciute nei bagni del locale. Sì! Cioè, sì. Ma anche non mi vesto per gli uomini, mi vesto perché così quando vado in bagno in un locale ci sono le altre tipe che ti dicono: oh mio Dio, troppo che carino, figa, quel vestito, dove l'hai comprato? Sì, bello, tipo, oh! Adesso. Ma anche uscire di casa per fare i complimenti alle sconosciute. Io ammetto che sono quel tipo di persona che fa un sacco di complimenti agli sconosciuti. Anche io tantissimo, tantissimo. Quando c'è qualcosa che, cioè, mi piace, vado, anche perché vado in fissa, se no quello pensa che sono pazza. Vero. Me ne sto fissando, quindi devo dire qualcosa. Sì. Sganiamo, fare più complimenti agli sconosciuti. Ehi! Ehi! Togli gli auricolari dopo un quarto. Bellissimi pantaloni! Super suona l'auto. No, aspetta. Ero io per caso, non sento, sono sorda. Mi piace questa frase. Io mi vesto per le donne, per i gays e per i days. Sì. Yes! Days, cioè days. Ok. Esatto. Sì, sì, sì. Io seguo un sacco i TikTok e la Chris, sì, la biondissima. Quindi... Che bella la bimbo! Chris, la bimbo! Sì, l'amo. Sì. Sì. Io imparo così tante cose sul femminile. Adorabile. Su TikTok. Adorabile, anche. Sì. Non hai TikTok, non segui TikTok. Non lo uso spesso. Neanche io. Vabbè, ti chiedo, dove hai comprato il vestito? No, è importante. Bei pantaloni. Grazie Azza, ciao. Se l'hai scritto in chat ti rispondo adesso. Cazzo, non mi ricordo. Però ragazzi, ragazze, anzi ci stiamo tutti convertendo a Shane. Sì. Sì. Anch'io questo l'ho preso su Shein. Oh, no. Probabilmente troverete tutto lì. Ma perché una cosa che non riesco più a fare è trovare vestiti che mi stanno mi bene. Mi aspettavo più. Però girati su e fallo solo davanti a me. No! Vai a farlo davanti a me. Vai a farlo di là, esatto. Arrivo così, esatto. Noi ti vediamo, ma loro sì. No. Vai lì un attimo. Vai a scaricare il monopattino. Ma sono qui. Qual è il problema? Che magari no, dite, vabbè, siete fra donne, no? Cioè, non c'è malizia. No, Giulia c'è un trappolo. C'è malizia! C'è malizia! Ma c'è malizia. Giratevi, per favore. Cioè, poi bisogna fare pausetta bagno almeno 4. Sì, sì. Ok, devo andare. Madonna, sono circondata da fighe, che cosa ci posso fare? Dopo specchio riflesso. Mi oddio, aspetta, dire mi apro per te non è bello, perché Simone quando lo dice di solito va in bagno. Simone è raccapricciante. Simone è Shin-chan. Ma lei non è davvero Shin-chan.
Basta maschi, è vietato. Basta maschi. Un cuscino, ragazzi, anche perché lì in realtà ci trovi un sacco di vestiti che fuori non trovi. E io sinceramente non riesco mai a fare shopping. Io sono odio e pensavo di non potermi vestire. Io tipo entro nei negozi, vedo le cose, per me sono tipo mucchi di colori lì, dico che cazzo è sta roba, ti giuro, non sono capace. E io non trovo niente che mi sta bene, quindi dico ciao, vado nei siti, così mi arrivo. No, io non so distinguere, tipo entro, che ne so, vado boh da H&M, vedo tipo mille vestiti che mi sembrano boh da nonna. Ma tu sei risolvibile come un tutorial, lei ha un problema sociale. Noi ci facciamo noi shopping a te, non c'è problema. Ti vestiamo noi. I negozi vestiti fanno schifo. Fanno schifo. Io adesso ho perso 10 kg perché mi sono licenziata da un lavoro nel patriarcato e sto da Dio. Però c'è, cioè, davvero, a cazzo, non è che pesavo 180 kg, pesavo 70! 70! 70 è la media che pesa un uomo di norma. I jeans si trovavano spesso. Magliette tutte brutte, non era impossibile. Cioè, poi se vedevi una maglia che ti stava bene e ti cadeva giusta, dovevi leggere XXL. Io dico 1,83 di donna, 41 di piede. Un metro 83 di donna. Questa maglia qua c'è almeno 6 anni. E infatti, se trovi uno ogni maglia. Che fatica. Se li trovi, li prendi a stock. Che bella questa camicia, ne prendo 6. È perché non ci sono le robe. No, non c'è niente. Metti che schifo. Piede? Io i piedoni. Tipo, Mary, ma come? Mary, metti i piedi. Cosa c'è? Sono 42 queste scarpe? 41. No, ci sta. Ma ed era divertente perché... No, le stavo facendo vedere, sentivo lei. Ma lei come flexa nei loro piedi. No, io posso vederli, vedere? No, almeno 6 piedi, ragazzi. 6 piedi! Oh, Sara, allora, Nube che corre dice, sto per farvi una dedica a tutte voi donne, che questa riccheggi per tutto l'anno. PS, Sara già conosce il mio talento. Ma chi è questa persona? Io Nube che corre non conosco. Ma io ho paura. No, io conosco e fate bene aver paura. Ma io ho paura. Ok, anche io ho un po' paura. Sono curiosa, no? Mi fido molto più di Sara. Può andare da fanart a scrivere su una montagna i nostri nomi. Ok. Sì, è una roba bella. Ti ho mandato un assassino a casa vostra. Oh no! Grazie! Parte il sushi, per favore. Un uomo da spiaggia, devo prenderlo. Io mi aspettavo cose molto più grevi, quindi no, ok. No, è una caramella. No, volevo solo una caramella. Ma tra l'altro, io non so se ne poteva parlare. Io ho una domanda, perché non ho capito cosa è successo a Sanremo con il nome direttore e direttrice d'orchestra. Sì, ce l'hanno chiesto un sacco. Allora, io volevo saperlo per fini personali, perché non ho... Cioè, io ho visto Sanremo tutto, quel momento ero in bagno. Questa cosa del direttore non lo so manco io. Allora, la persona in questione è la persona che... fra le persone che dirige l'orchestra, e ha specificato di preferire la dicitura direttore anziché direttrice, nonostante sia una donna, perché a suo dire linguisticamente più corretto. Ora, tendenzialmente ognuno si fa un po' chiamare come cazzo vuole, ok? Certo, quindi se una persona di sesso femminile preferisce che le venga rivolto il maschile, ha tutto il diritto di farlo. Quello che a me, quello che non mi trova concorde è che non può giustificarlo a livello linguistico, perché è sbagliato. Non c'è nessuna prova del fatto che direttrice d'orchestra sia linguisticamente sbagliato. Infatti, o che esista. Lei adduceva una cosa del tipo: se ti riferisci alla professione, allora ti riferisci al maschile, non al femminile. Non è vero, non c'è una regola che prova questa cosa. Infatti, direttore e direttrice. Esattamente, cioè, ma in qualunque tipo di ambito, cioè direttore di una scuola, direttore di un ospedale, direttore di un'orchestra, corrispettivo direttrice di scuola, certo, di ospedale, d'orchestra. Quindi a livello linguistico la motivazione che ha fornito non ha basi, e quindi è stata un'uscita un po' infelice, perché almeno personalmente mi è sembrato un voler trovare una giustificazione scientifica per tendenzialmente una sensazione che è difficile da esprimere esplicitamente. Probabilmente direttrice si sente sminuita. Esatto, è quello il fatto. Ma di questo? Il problema questo è quello. Il problema è quello. Sai che figata sarebbe. Però ha deciso di non dirlo. Non può si rende esplicitamente conto che il problema è quello. Esatto. E quindi è un po' un peccato, perché appunto a livello linguistico quello che ha detto non ha sussistenza. Cioè il suo era un voler dire: io valgo quanto gli uomini, e quindi mi devi chiamare come un uomo.
maschile. Esatto, in realtà è brutto come concetto alla base. Stai legittimando una scelta, cioè stai legittimando il valore del direttore. Ma probabilmente lei l'ha fatto, cioè non l'ha fatto consapevolmente. No, lei probabilmente è abituata appunto a essere messa sotto, passatemi il termine, certo, nel senso proprio a sentirsi svilita spesso e volentieri in quanto donna direttore d'orchestra, e ha detto no, io non voglio farmi chiamare direttrice, chiamatemi direttore appunto d'orchestra. Sì. Ma anche perché direttrice al femminile ha vagamente un sottotesto direttrice, di ma tipo quella scolastica, tendenzialmente esatto, sempre legato all'ambito pedagogico e basta, come prima, esatto. Quindi, cioè io capisco la sua posizione, non la condivido, però non la condanno. No, l'unica cosa che biasimo è l'aver scelto di dare una spiegazione sbagliata. Esatto, perché è una spiegazione sbagliata. È una spiegazione sbagliata. Che sta facendo un sacco di danni, perché poi trovi subumani come Pillon che dice brava, chiamatela al maschile, se lo merita. Non se si merita può dire architetta, c'è la parola testa, se lo merita. Ingegnera suona proprio male. Quello che ha detto Chiara è gravissimo, chiamatela direttore se lo merita, come dire, già, come se l'hai guadagnato di essere come noi maschi che siamo superiori chiaramente. Guarda, due settimane fa, no, neanche meno, mi è stata fatta sta domanda proprio: ti capita mai di avere la sensazione che voi donne, specialmente nell'ambito in cui lavoriamo, dobbiate sgobbare quattro volte tanto per ottenere sempre? Sempre. E anche quando lo fate, cioè che dobbiate dare il 200%, e anche quando date il 200% cazzo di per cento non viene riconosciuto. Te ne viene riconosciuto. Esatto, ti viene detto, ma sei lì perché sei donna. Sì, anzi, ti viene detto, è per te più facile perché sei donna. Porca troia. Ma io ogni volta che mi dicono per te è più facile fare Twitch perché sei donna, io chiedo nominami tutte le donne che segui su Twitch. Sì, che poi porca troia, adesso tu vieni e mi dici tutte le donne che segui su Twitch. Esatto, ma per te è più facile crescere perché sei donna. Che poi basta. Che cazzo vuol dire? Non è vero, io vado in live e mi fanno dove sei idonea. Ma porca, cosa vuol dire? Raga, basta guardare tipo la top 10 di Twitch, non c'è nessuna donna. La prima donna a livello mondo è Pokimane, che è, se non sbaglio, ventesima circa, come che, ma anche no, non è neanche tra i primi 20, cioè, quindi cazzo dite! Ma prima con Roby eravamo in metro, c'era il cartellone pubblicitario di una radio e c'erano sei maschi. Sei maschi. Su Instagram c'è un amico che fa radio. Ragazze, buona festa della donna! Venite a seguirci su Radio Tizio. Ma sei nuovo! Tutti maschi! Ma erano otto maschi! Mamma mia! Ma dovete parlare? No, facciamo un uno maschi di uno con questa radio. Ma sei vediamo cosa riusciamo a fare. Radio Ame. Facciamo Battle Royale. Mamma mia, magari. Devo iniziare un progetto radio dove devo invitare le amiche femmine. Quindi ci sta. Posso dire una cosa sul giorno della donna? Che questa cosa me la porto dietro da un anno. E voglio parlarne oggi qua adesso. L'anno scorso. Mi ricordo di voi colleghi. Alcuni eravate fantastici, altri eravate delle merde evidenti. Dove lavoravo io prima, che era tipo consulenza, quindi tutti incravattati, tutti precisini, io palesemente non c'entravo un cazzo, io ho una doppia vita, giustamente. E, arriva il giorno della festa della donna, sto tizio, collega, che se n'è stato zitto a farsi i cazzi suoi per mesi, perché ci sono i periodi coi colleghi, non so se avete mai lavorato in ufficio, anche in chat, non lo so, però ci sono i periodi, no, che vedi il collega che si impegna un casino per due mesi e poi scompare per tre mesi, poi si impegna di nuovo, poi scompare. Lui era palesemente nel momento scompare, non gli fregava un cazzo di nessuno, no? Tutti avevano alti e bassi, cose, si sapeva che la tipa si era appena mollata, lei invece aveva crisi col ragazzo, forse lei l'ha scoperto che si tradiva, in quel periodo una tipa stava divorziando, e lui arriva il giorno della festa della donna con delle mimose grandi così, un braccellino di merda a testa, arriva, li porta a tutte e le dà i bacini. Cioè a tutti ha fatto il buon auguri, auguri, eh sì, ve lo meritate. E quando è arrivato da me io tipo, che cazzo fai? Cosa vuoi? Cioè, ma cosa tocchi? Cosa tocchi? Ma chi sei? Ma siamo amici? Ma no? Cioè, cosa vuoi? E questo si è preso tutti gli applausi del giorno della donna, tipo, grazie uomo che ci permetti di avere le mimose nel giorno della donna. E tipo, nessuno mi ha detto un cazzo. Io sono rimasta tutto il giorno incazzata come una biscia del fatto che questo tipo si è preso tutti i meriti
Però è stato il più maleducato possibile. Che bello. Sì, mamma mia. Cioè, poi scendevo tipo, magari fumavo la sigaretta con una di queste colleghe. Lei era tipo, minchia, fortuna che ci ha pensato lui, perché gli altri, cioè, non è che ce li han portate tutti alla capa. Ma perché a te te ne fregava un cazzo. Ma che... No, io in realtà sono allergica. E allora leggi tu. Ah, la leggo. Un altro messaggio che deve essere leggi tu. Quindi aspetta, perché è arrivata la dedica di Nube che corre. Vai. Poi leggiamo una cosa che mi interessa molto. Questa è per noi. Questa è per noi. Si scorge il però sono la mascherina. Si scorge il fragile senso sotto l'arma dello sguardo, ma avvolta da oli d'incenso. La parola come un dardo. Universal d'animo, spinta da stagion sempre volubile, dolce curva di grinta, a volte rotonda ma nubile. A volte. Sinfonico verso da rose chiuse, aggraziato passo di petali essenze coniche dal ventre fuse. Trascende istinti voluttuosi, deco traccia del passato, dagli amanti gesti sinuosi. Che ma che bravo! Grazie per la dedica. Sì, ma che sinuosi, gentili, le membra, ma dai! Devi dire fighe potenti coi soldi. È una bella poesia. Concept, è una canzone trap. Volevo dirlo a Giulia, volevo proporlo e fare la gara di Rutti. Giusto? Chiara Rutta fortissimo. Chiara Rubi, scusami. Allora, queste sono illazioni. Illazioni. No, vuoi un'altra denuncia per diffamazione? A proposito di questo, allora, che caldo! Allora, però, vero. È vero. Te ne vergogni, mamma, la fa culo. È vero. Dicevo, allora, Viso 3000 dice una roba che mi sta molto a cuore, cioè: cosa ne pensate delle donne muscolose e perché l'uomo medio si sente minacciato da loro? Beh, minchia, così basic. Come in realtà quasi tutti i miei amici adorano le donne muscolose. Sì, sì, ma tu quali scopano? No, no, si scoprirebbero volentieri quelle muscolose. Ma non lo fanno. Ma non esistono e non lo fanno. Ma non lo fanno perché, ma perché le donne muscolose non vogliono. Ma perché non... Perché sanno che rispetto a loro non valgono niente. Ma no, dai. Sanno no, che non ci possono arrivare. No, così no. Io quello che posso dire è che io sono l'amica di tutti. Nel senso, tu, mamma mia, la Mary. Mamma, la Mary è simpaticissima. La Mary è fantastica. Oh, ma tipo, ti va se ci... No, no, ma tu sei così simpatica. Ma sei così... fai proprio ridere. Fai ridere tantissimo. È proprio facile parlare con te. È così facile. Tu sei tipo una delle mie migliori amiche. Sei la persona più brillante che conosco. Sì, tipo la friendzone. Come stile sì, di sì, vita. No, è proprio quello, proprio quello. Quindi, sì, nel senso, belle le donne muscolose, se le conoscete fatemele conoscere. Ma voglio sentire la tua opinione in merito. Perché secondo te? Sì. Perché secondo te c'è questa cosa che se una donna fisicamente appare potente, intimidisce? A me piace da questo. Sara, non c'è bisogno che lo dici. No, giuro, a me le donne muscolose. Grazie. Cioè, io ero una delle poche che era gasatissima in The Last of Us. E ho visto un po' delle tue live. No, ogni due secondi tu eri lì. Mamma mia, Abby. No, Abby piaceva. Ragazzi, cioè, okay, ma... io lo dico proprio da etero. Io sono etero, ma a me Abby piaceva un sacco. Ok, e quanti commenti che dicevano, ma è un uomo? Mamma mia. Già. Ma boh, è questo qui. Magari per quello che mi piaceva, non lo so, no, perché sono etero. No, no, so. Quello che dico è il fatto che poi una donna un po' più muscolosa per un uomo è un po' più... Non lo so, non è così femminile, perché loro le considerano uomini, cioè sono molte volte molte persone considerate uomini. Ma no, perché magari sono più mascoline. Cioè, considerata una caratteristica maschile l'essere. Perché l'animo degli uomini è molto fragile, loro non vogliono sentirsi in una posizione di debolezza, cioè nel senso... Se, allora, da una parte devi essere più debole di loro. Posso dire un'altra cosa molto molto interessante che avevo letto ultimamente? Sì. Gli uomini dicono di amare le donne con un buon senso dell'umorismo, se glielo chiedi. Quando poi gli chiedi cosa intendono per buon senso dell'umorismo, è che rida alle mie battute. Sa per ridere alle proprie battute. Esatto, esatto. Sai quante battute mi hanno rubato al liceo? Che io facevo un sacco di ridere e tutte le volte... E io... La roba del liceo? No, cioè, sono preso da giovedì scorso fino ad oggi. Però adesso... Quella è la mia battuta. Vai. No, è vero, è vero. La mandiamo in nave. E più che altro perché è una roba che succede talmente comunque di norma. Sì, no, vabbè, però... Che pensare a tirare fuori dal liceo in poi. Cioè, per immagina! Immagina fare una lista. E dal liceo in poi. Ed è quello il punto. Dal liceo in poi. Porca però troia. Sì, nel senso, io sono simpaticissima, faccio un sacco ridere, bella, bella, bella. Però quando si tratta poi di
Ma quindi, cioè, ma chi nel senso... fa ridere la Mary? Eh? Chi fa ridere la Mary? Le mie amiche. A me fa ridere la Mary. Le mie amiche. E, no, fondamentalmente quello che ho potuto vedere è il fatto che gli uomini hanno bisogno un po' di essere coccolati, ok? Certo. Ma hanno bisogno di schiacciarti in qualche altro modo, perché no, questo perché è... schiacciarti hanno, questo, hanno molto senso di protezione nei nostri confronti, quindi ci vogliono... Ed è sbagliato, nel okay, senso, sì, ed è sbagliato... Non sto dicendo che sia giusto, sto dicendo che è così. E per il mio caso mi schiacciano, perché se io sto parlando e tu... allora, io sto facendo un discorso e tu ogni volta mi fermi e mi fai una puntualizzazione. Mm. Allora, sto parlando, mi lasci finire di parlare? Certo. Io parlo, no, perché comunque tu dici sta cosa qua e mi interrompi di nuovo. Allora, ascolta, Fra, parliamone un attimo. Mi fai finire di parlare, per favore? Eh no, ma perché non tu hai detto quella roba lì? Punte. No, non ho detto quella roba lì. No, ed è sempre così. Perché arrivano, vabbè, arrivano in un punto dove loro in qualche modo si sentono minacciati dal fatto che tu hai l'attenzione, dal fatto che tutti quanti stanno guardando te in una stanza e non loro, e allora o sdrammatizzano. Sdrammatizzano quello che stai dicendo, sminuiscono, cambiano argomento e così è sempre. E così allora è sempre. Io devo mettervi sul tavolo una cosa che ho scoperto pochissimo tempo fa e della quale vi devo assolutamente informare di più, quindi attualmente sono informazioni molto vaghe, ok? Mm-hmm. C'è una branca di studiosi che sta portando avanti un movimento di riconoscimento del retcon che è stato fatto a livello storico di come funzionavano le società primitive, perché noi siamo cresciuti con l'immaginario molto ben fisso della donna nella caverna ad accudire i bambini e l'uomo fuori con la clava. Ma non è vero. No. Uomo cioè, cacciatore, vero, donna raccoglietrice. Sì. Che non è vero. Che figata. Non è vero, ci sono una serie di studi che stanno dimostrando che per esempio tanti oggetti di caccia o di guerra sono stati trovati nelle tombe in cui c'erano dei corpi femminili perché erano appartenenti a guerriere. Ma sul serio? Sì, eccomi, sì. Eccomi. Ma sta roba è gravissima. Cioè, è stato letteralmente fatto un retcon che... del ruolo della donna fin dall'inizio dei primi agglomerati di ominidi. Per tendenzialmente cancellare tutto quello che non fosse il figliare. Ma ci hanno mentito fino ad ora, yeah. È bellissimo. Sì, già. Allora, Matt Sawa, che ho visto un sacco nella tua chat, sì. Quante volte un uomo ha parlato sopra di voi? E come mai succede ogni giorno? Mamma mia, fra. Beh, io sto zitta perché ho la brutta abitudine a volte di impormi sugli altri, quindi... Ma vabbè, come sei aggressiva, però... Sara, sei proprio aggressiva, fatti vedere, è una personalità troppo forte. No, beh, secondo me dipende molto da... Cioè, comunque lo riconosci quando è una persona presa bene che vuole interagire con te, vuole parlare, deve aggiungere i dettagli a questa storia. E però lo vedi anche quando quella persona non sa un cazzo, non gliene frega niente, sì. Ma comunque ti interrompe. No, io quello no, è che mi animo, cioè mi scaldo subito nelle discussioni, quindi devo dirti che questa lei cosa adesso sempre. Io su questa cosa, forse di atteggiamento, muovo talmente tanto le mani e mi agito che penso di intimorire le persone. Non mi interrompo perché dico fammi finire! Però fammi questo, finire. Cioè, il punto è il questo. Mio Stand allora, è stata lanciata questa cosa, no? E noi, oddio, ma io lo faccio. Quanti uomini effettivamente sentendo questa cosa se lo stanno chiedendo? Già. Ma soprattutto... Quanti uomini hanno questo bellissimo vizio di essere davanti a una donna che sta parlando, interromperla e trovarsi la donna che dice aspetta fammi finire e risponderle beh calma. Mamma mia, tranquilla. Ma vuoi calma che fa? Ti ammazzo. No. Ti ammazzo con gli argomenti. E quante volte al contrario. Fammi finire di parlare. Beh calmo. No perché bla bla bla. Quante volte ma calma. Ma quello, cioè, mi piace molto sta roba del fatto che quante volte ti hanno interrotto mentre parlavi un uomo, ma quante volte mi hanno fatto violenze fisiche di merda imbarazzantissime sui mezzi, in discoteca, alle feste di amici sconosciuti, con tizi a caso, per strada. Cioè, ragazzi, la cosa è molto più grave di un tipo che mi blocca mentre parlo. Il punto è che io delle volte ripenso a piccole scene della mia vita e dico, ma sta roba succede alla gente di no? No, sono io che mi lancio troppo nelle cose, sono io che
dico, vabbè, sono pazza, oggi torno da sola alle 10 di sera, mentre so che non dovrei, no? Sono io che me la vado a cercare, mentre il punto è che, no, ti capita anche alle 3 di pomeriggio uno. E non è troppo il punto del, ah, vabbè, sappiamo che le donne vengono stuprate in quanto donne. No, il punto è proprio che letteralmente ogni singola donna vive almeno una forma di violenza che è molto cioè, io mi ricordo... me in discoteca che avevo tipo 17 anni, sai le discoteche dei piccoli? Sì, sì. Che non vendono alcol, che non la Red Bull, le discoteche dei piccoli. Ti ho parlato del Durex a volte, ma ti parlo dell'emo periodo di San Lorenzo qua a Milano. Capito, che andavi di pomeriggio, andavi tipo di domenica o di sabato pomeriggio. Io sono andata un paio di volte. Mi sembravano i fighi che andavano lì a fare le cose. Era una roba talmente da sfiga. No, invece era davvero trash. Io non ci sono mai stata, ma era davvero trash. Poi stavano tutte le foto su Netflix che dicevo cavolo vorrei davvero sapere cosa si prova e invece proprio era una merda, andavi lì c'era la luce stroboscopica. Non capisci niente. E poi mi ricordo sta scena di, a parte che ovunque mi girava c'era gente che limonava, io ero tipo ma che sta gente di limonare, cioè ma che cazzo di vabbè, ma qua era tutto l'altro aspetto sessuale della mia vita. Però dall'altra parte c'era tipo sta scena, mi ricordo la scena di io e la mia amica che diciamo andiamo a ballare sopra quella specie di palchetto che almeno si capisce che siamo più imponenti, cioè in realtà era più interessante come discorso che il fatto che ci fosse venuto in automatico, perché nel momento in cui balli sopra tipo un cubo, pseudo cubo da discoteca, non erano dei cubi, però erano tipo cubino, l'idea del cubo da discoteca, sei talmente più importante, certo, sì, di chi cazzo ti viene a vedere ballare, che e tra l'altro tu hai la tua piccola piattaforma di terreno, quindi nessuno può salire a ballare con te. Tu hai il tuo limite, tu hai il tuo spazio. E io infatti andavo e ballavo sempre sul cubo. Bravo. Mega troia, bellissimo. Però mega, mega interessante in realtà, perché nessuno saliva sul cubo con me. Io vivevo per 2 ore di fila l'idea di essere su questo cubo, essere into the music, ballare, le luci, lo strobo, la mia amica, noi che balliamo ogni tanto assieme, facciamo le sceme. E ogni tanto che arriva un maschio lì sotto che mi guarda dal basso e fa vieni, vieni. E io potevo singolarmente dirgli di no, ogni volta. E dicevo no, così no? Sì. Però il problema è che bastava fare da lì al bagno per avere 5 mani nel culo. Vero. Cioè per quanto tu provi a essere furba o anche a caso in realtà non era molto furba la roba, cioè non è che avevamo il piano, però iniziavamo a fare, dicevo cazzo così funziona, bello, non mi rompe il cazzo nessuno, figata. Però per me è che appena ti muovi vorrei sottolineare un commento di Fubus94. Ma tutte le cose che dico, perché so che poi c'è l'aggressività della situazione, però io vorrei approfittare di piccoli errori che vedo in queste cose per educare, dire no guarda potresti fare così. Io non lo faccio, qualunque uomo sano di mente sa che la chiave per il cuore di una donna è ascoltare quello che dice, memorizzare e dimostrare di essere stato attento. Il discorso non è che non devi interrompere perché così è il cheat per scopi. Conquistare la donna. Bro. Sarebbe più, ecco, prendi questa frase, riguardatela da solo e dire ma io quindi voglio applicare dell'educazione solo per arrivare solo a uno scopo? Bombare. Questo è un problema grave perché vuol dire che ti hanno insegnato che a una donna devi trattarla con i cheat perché le donne sono strane. Ma non le inganni, solo, ma questo vuol dire scopi. Che quindi sei giustificato a interrompere tutte quelle che non vuoi scoparti. Oh mio Dio! La chiave del cuore di una donna. Facciamo che l'educazione è la chiave per punto e poi se una vuole scopare... Anche se l'ascolti probabilmente avrà anche altri interessi, tipo wow mi ascolta. Allora, questo è anche per le ragazze. Ciao ragazze, venite qui. Allora, il fatto che una persona che vi interessa vi ascolti non è tipo wow finalmente è arrivata la persona giusta, quella deve essere la base, la base di vostri standard, perché l'essere umano deve essere decente, poi si aggiunge il vediamo se matchiamo. Se voi abbassate lo standard a oh mio Dio questa persona non fa schifo come le altre, non aiutiamo a migliorare tutto il resto, perché se basta che ci sia l'ascolto lo fanno le tipe, punto. Quindi trovatevi delle amiche, più amiche e meno fidanzati, ma infatti cioè, vi trovate dei fidanzati stupidi, ma un altro vero mediocri. Ma un altro grosso problema delle tipe che se non hanno abbastanza amiche non hanno minimamente un termine di paragone di come è
una normale relazione amichevole con un altro essere umano che ti rispetta. Sì, è vero. E quindi, tra le altre cose, non è una strana coincidenza che noi siamo cresciute con questa convinzione di non dover avere amiche e contemporaneamente che, ehi, però se ti metto una mano sul culo vuol dire che hai attirato l'attenzione, è una cosa buona. Sì, il suo modo per farti capire che è interessato. Ma poverini, hanno gli istinti! Che poi è ancora più, va ancora più indietro, perché se c'hai lo stronzetto all'asilo che ti riempie di calci e sputi e ti tira i capelli, perché gli piaci. Che cazzo vuol dire perché gli piaci? Vuol dire che è un maleducato di merda! Cosa vuol dire perché gli piaci? Anche mia mamma mi diceva che mi piacevano perché gli piacevo, il problema è che io poi gliele davo indietro. Brava! Brava! Perché ti piacevano? Perché gli piacevano anche loro. Aspetta, ti piaceva ridargliele indietro? Sì. Yes! Mamma, yes. Mi aveva fatto una figura di 18 anni, ricambiare il taglio rotto. Cosa? Mamma mia, Sara, vai! Aspetta, devo capire meglio cos'è l'assicurazione fino ai 18 anni, su che, di cosa, sì, come si fa? Mio fratello ci aveva fatto l'assicurazione fino ai 18 anni. Perché che se muori ti danno dei soldi a lei? No, io dico funziona? No, funzionava che se noi facevamo dei danni ad altre persone, bambini, cose, pagava l'assicurazione. Posso farlo su me stessa? Se l'ha fatto fino ai 18 anni. Sì, sì, è bellissimo! Vai in giro, spacchi le macchine. No, scherzo, non fatelo, ma... No. A meno che non vogliate conquistare le macchine, a quel punto spaccatele di botte, ma certo, sì. No, io le mani. Ma se è fortunato, la nostra consapevolezza interromperà questa catena di Sant'Antonio dove dice al figlio: l'uomo può picchiarti perché così sei degna delle sue attenzioni. Oh no! Noi fermeremo questa cosa e le future generazioni, se vivranno e ci saranno risorse sufficienti per fare altro, ed è un grosso. Il problema è questo: ci saranno altri... noi avremo figli? No, gli orfani, capito? Tra l'altro, altra parentesi, c'è una mia amica che mi ha mandato uno screenshot stamattina che lei è incinta attualmente. Mi fa: guarda che auguri di merda che mi ha fatto mia zia. E i suoi auguri erano tipo: auguri a te che in questo momento sei la più donna di tutte. Oh no! Anche se sei incinta! Wow. Perché sei donna più donna più donna. Quanto è brutto quando ci autotizziamo. Ma gli auguri ai figli maschi, dai. Comunque spezziamo una lancia a letteralmente chiunque su questa terra. Che purtroppo, cioè qual è il problema alla base? Che non esiste un'entità che dice: facciamo passare queste pubblicità perché vanno bene per la società e queste no perché sono sessiste. Ti veniva società? Fra, è tardi. È tardi. Sono le 8:30. Ho fame. Decidiamo cosa mangiare. E quindi, cioè, non è che non esiste un reality check di no, non possiamo dire ai bambini di fare l'amore con il sapore se stiamo vedendo un cazzo di yogurt. Non possiamo dire sì, un vero cazzo di uomo se stai vendendo un profumo per uomo. Cazzo, sono profumi! Sono profumi, abbiamo lo stesso cazzo con di nano. Questo deodorante le donne ti intendono. Un concept per le grandi marche di profumi. Profumi per i tabagisti e per i non tabagisti. Secondo me quello è il vero... I due gender del profumo non sono maschi e femmine, ma sono tabagisti e non tabagisti. Però ti posso dire che su di me il fare l'amore con il sapore funziona. Io ogni volta che penso, ti giuro, lo yogurt mule, penso a quella roba proprio... morbida, voluttuosa, penso fate l'amore con il sapore mio. Sì, ma c'è bisogno di lanciarlo in TV e di spammare così tanto la cultura del sesso, mettiamone un pochino. Però posso dirti che su di me quel jingle funziona benissimo, perché ma ci fa proprio venire voglia di mangiarlo. Te lo ricordi proprio, effettivamente. Sì, mi rimane in testa e c'ho proprio voglia di mangiarlo. Io vorrei lanciare un topic, nel senso... Aspetta, posso finire una cosa? Vai, finisci. Allora, il punto è questo, che... noi stiamo parlando agli uomini fanno, le donne fanno, uomini. Ma no, raga, ovviamente donne. Si sta generalizzando in questo momento. Stiamo generalizzando. Siamo però, ben consapevoli che ci sono anche persone. Siamo tutti messi male. E sì, questo infatti. È il punto. E questo è il problema principale. Perché si parla di sta roba? Perché siamo tutti nella merda. Cioè, noi donne siamo così e dobbiamo fare discorsini e purtroppo ci ritroviamo soltanto in questi ambienti magari a parlare di ste robe. Pensa al fatto che gli uomini manco ci si ritrovano a parlare di sta cazzo di roba. Gli uomini non possono avere tipo vere relazioni fra uomini, devono fare soltanto i maci del cazzo, di minchia bro. Cioè non ce la fanno ad avere un rapporto serio, no? Sì, tipo, io fra amiche sto sempre scoprendo di più negli anni che tipo ci aiutiamo un casino proprio dal punto di vista pedagogico del parlare delle cose.
mentre poi sento dei miei amici che rimangono amici con amici di merda per 10.000 anni, perché ormai sono amici, li fa divertire, gli piacciono le stesse minchiate di merda, ma anche lui poi lo becco su LOL e giochiamo assieme. Ma Fra, ma che motivo è di avere un amico? Cioè, tu sprechi energia per queste cazzo di persone che non ti danno niente? Pensateci due ma volte. Soprattutto non si parlano. Non si parlano, sì, non è meno peccato. Quante volte un amico uomo vi ha detto con te, cavolo, con... riesco a parlare di più con te che con i miei amici con cui sono amico da una vita. Riesco ad aprirmi di più con te rispetto ogni giorno. Perché non lo fa con i suoi amici? E quante volte ve lo dico? Non è perché è proprio giovedì scorso. Esatto. Perché è proprio ieri. Ieri. Capito? Wow. Momento, scusami, momento. Che cosa mangiamo? Perché io proporrei. Ma che ora vogliamo finire? Perché se fino alle 9 a sto punto tiriamo un attimo. E poi ma le persone che hanno donato cosa vogliono che mangiano le donne? Cioè, volete che mangiamo cose fini e eleganti? Dai. Vogliamo fare un poll di sushi? Facciamo una poll, vai. Guarda qualcosa mangiamo. Facciamo una poll fra direi panini, quindi stile Burger McDonald's. Sì. Quelli che abbiamo preso l'altra volta erano strabuoni. Quelli. Che Madonna. Buoni, è vero. Ok, generico panini. Poi se abbiamo fuori panini, prendiamo. Ma panini va super bene. Io non ho amici Stonks. Scusate. Panini. No, infatti. Oppure sushi, ma inteso sushi. Poke. Sushi poke. O poke? Poke. Il poke. Sono ma due a volte ci sono i posti che fanno sia il poke che il sushi. Che sushi, quindi. Sì, opzioni diverse. Quindi, panini, poke, sushi e poi direi basta. Stanno facendo cose. Oh, no. Grazie, Erika. Maria, di nuovo ci sarebbe anche pizza, non so se... Per me è il terzo pizza. Giorno. Molto italiana. La mia pizza maledetta. Scusatemi. No, scherzo, patatine. Però se vuoi una pizza la puoi prendere. No, io stavo aggiungendo... Altre opzioni. C'è messicano, pizza cinese, indiano. Tu hai mangiato messicano, Roby? No, in effetti perché ne ho più trovato uno buono che mi hanno consigliato un cosa, però non l'ho mai assaggiato perché zona rossa, zona rossa, zona rossa, cioè, sempre che uso. Non devo mai dirlo ad alta voce, perché a volte noi vogliamo andare a fare colazione, noi sbagliamo, perché ci organizziamo e poi lo chiudono, noi dobbiamo prendere di sorpresa, dobbiamo andare lì a caso, raga, sono qui, l'ho aperto. Stamattina Breakfast Club non si sa dove. Yes. No, proprio io a caso tengo un piede dentro la porta, però. Lo tengo aperto, faccio raga, forza, vi aspetto qui, mi raccomando alle 8. Tanto grazie Dexter956 e ciao, anche Dexter. Spirit Hunter, entrambi regalano 5 sub, grazie mille, vai Ferdi, fai la poll da 3. Io da maschio mi sento guardo sempre un po' 3, mi raccomando. Aspetta. Allora, io da maschio mi sento sempre un po' a disagio a stare con gli altri maschi, perché la componente emotiva è spesso assente o minimizzata nelle interazioni, quando invece ho molto piacere nell'aprirmi a parlare della mia sfera emotiva, appunto. Hansei92. Ma infatti, cioè, date una pizza a Giulia. È questa cosa triste che nel frasi. Momento in cui io penso, porca troia, che schifo i maschi, voglio solo parlare con le femmine da oggi in poi. Penso a tutti i miei migliori amici che non hanno migliori amici veri. Sì. E penso, devo dargli di più, però anche loro dovrebbero educarsi a provare, ad avere, a pretendere. Sì, e quindi mi dispiace un casino. Ragazzi, anche perché spesso si nota che tipo. Molti, quasi tutti, vorrebbero la stessa cosa, ma sono ancora convinti che gli altri vogliano qualcosa di diverso. Cioè, io ho amici che si lamentano che tipo, io mi sento a disagio quando sono in gruppo e devo per forza fare commenti su quanto mi piace la figa e ste cose, sì, tipo magari non mia, vorrei, mi mette a disagio. Secondo però me... tutti sono silenziosamente convinti sì. Che se non dici sta cosa gli altri ti sfotteranno. Come tutte le femmine sono convinte che le altre femmine le odiano. Maschi, stai fatto cazzo! Fate gli amici con i maschi. Lo te lo taglio tra te. Alza. La carezzeremo un attimo. Tra l'altro, su questo argomento aggiungo anche che secondo me, almeno per quanto mi riguarda, quando ero una ragazzina, il concetto alla base era anche che era considerato talmente una merda essere femmine, cioè tu come femmina vali talmente meno dei maschi che tu non volevi essere una come le altre femmine per questo. Sì, cioè sì, il dire sì. Io non sono come le altre femmine è per dire... No, io valgo quanto i maschi, sì, cazzo. Sì, sì, sì. Porca miseria. Questa cosa io non volevo il grembiule rosa e io adoro il rosa. Capito? No, veramente. Vero. Io litigavo con mia mamma perché volevo il grembiule azzurro, perché vabbè, il mio colore preferito, ma a prescindere proprio io non volevo il grembiule rosa, perché io a ricreazione non giocavo magari con le ragazzine. Non dovrebbe esserci né quello azzurro che esatto, però giocavo al tempo, però c'era e io giocavo a calcio. Io giocavo a calcio con i maschi. Io avevo il grembiule nero. E non volevo il grembiule rosa. Emo. Ma che
ce l'avevo nero, però avevo tipo un il colletto. Ma io non da noi cambiava per il colletto, c'era il colletto liscio maschio. Giulia stava cercando di dire qualcosa. Giulia. No, in realtà non stavo cercando di dire niente. Prima, allora, tu per esempio, come l'hai vissuta sta roba? Perché stai parlando poco e voglio che parli di più. È verissimo. E intanto Burger vince col 59% dei voti. Allora mangeremo sushi, grazie mille di aver votato. Stavo per dire, per esempio, su Twitch. Magari. A te muovono delle critiche su Twitch, no? Nel senso, i tuoi sub che ogni tanto ti arrabbi, non so, tipo, perché dici così tante parolacce, no? Ti rompono ancora il cazzo per sta roba. Ma a volte mi rompono il cazzo per... Ma perché non sei vestita bene? Ma aspettate, questa è la cosa che mi è arrivata più spesso. Ma perché fai live in pigiama? Cristo, sono in casa, c'è la pandemia! Sono in casa mia, che cazzo devo fare? Vestirmi e truccarmi per fare piacere a voi? Questa è una delle cose che a me sono capitate più volte. Perché fai live in pigiama? Sono a casa mia. Ma saranno cazzi tuoi. Ma poi l'altra maggior parte di volte mi chiedo, ma perché non ti trucchi? Ma passeranno che posso non truccarmi? Cioè, non ho capito, sono femmina, mi devo pensa truccare. Che invece da noi al contrario, a volte invece dicono, perché ti trucchi per fare live? Oh, tanto non va mai bene, raga. Cioè, no, no, esatto. Se non sei truccata è perché ti trucchi, è perché non ti trucchi. Se sei truccata è perché ti trucchi. Ma che cazzo? E volevo specificare una cosa riguardo al discorso che stavi facendo prima, sempre fu quando eri a scuola. Che io mi ricordo quando ero a scuola facevamo sempre i gruppetti per giocare in palestra. Oh, e le femmine dovevano per forza giocare a pallavolo e i maschi per forza a calcio. Sì, anche da me. Sempre. E facevano, non è, tu femmina non potevi, cioè nei gruppetti non potevi andare a giocare a basket, a calcio, a lotta greco-romana, no. La lotta greco-romana. Sì, a me non lo permettevano. Da quando eravamo alle elementari non ci permettevano molte volte di scegliere a che gioco volevi giocare. L'impatto sociale. Entrambe le cose, perché io dico, io unica femmina che si vuole aggregare al gruppo di maschi che dice posso giocare con voi, no, ti eri comunque a disagio, le maestre ti dicevano vai a giocare con le altre femmine. E questa è una cosa che a me hanno fatto, cioè tipo in questo caso elementari ti parlo, quando alle elementari già ti dicono tu sei femmine, tu sei maschio, devo fare queste cose qua, poi vabbè in medie superiori no. Esatto, però questa è una cosa che io ho subito moltissimo durante la palestra cioè durante le ore di palestra sostanzialmente. Infatti penso che tutti quanti odiassimo le ore di palestra. No, beh, a me piacevano, ma allora appunto ci facevano giocare quello che volevamo. Cioè appunto, io ho fatto 5 anni di calcio praticamente tutti i giorni. Eh sì, perché noi facevamo, cioè alla fine era un'ora d'aria, c'era l'ora d'aria e noi giocavamo a calcio. C'era l'ora d'aria, respirare il bambino. E noi giocavamo a calcio, tu vedevi tutti i grembiulini azzurri e due bambine, perché eravamo due bambine che giocavamo a calcio, vedevi questi due grembiulini rosa svolazzare in mezzo ai grembiulini azzurri. Che eravamo no, durante la pausa no, cioè durante la pausa tu fai quello che ti pare, cioè almeno nella mia scuola, ma durante l'ora proprio di educazione fisica c'era sempre questa distinzione tra questo era un io nell'ora di pausa mi nascondevo dei bulli, quindi cioè nice. Bella. Poi ci giocavate a interpretare i personaggi dei film, tipo io mi ricordo che giocavo a giocare a Ron, Hermione, Harry Potter e una mia amica essendo che eravamo il nostro gruppo era due femmine e un ragazzo. Plot twist! Esattamente come Lizzie McGuire, perché sembra sempre un maschio e una femmina come protagonista. Io pensavo di essere il protagonista, ma secondo me no, era la mia amica che faceva Harry Potter, perché alla fine faceva Harry Potter. E lei faceva Harry Potter! E io ho sempre pensato a sta cosa. Io non so perché questa cosa mi è rimasta così impressa nella mia vita. Io ho perfettamente impresso lei che dice: io faccio Harry Potter. E noi che siamo tipo: ma può fare? Per me cioè come può vabbè ma è un gioco ma sì ma dai let's go però devi mettere la sciarpa come la mette lui giusto vabbè sì e quindi mettevamo tutti le sciarpe e fu così giuste. Che diventò cosplayer che è ancora peggio forse di essere non credo un po' peggio però anche io fin da piccola quando giocavo tipo col mio fratello nei nostri giochi di solito lui era una macchina. Cazzo. Lui era una macchina e io ero tutti gli altri personaggi. Perché lui era il protagonista, ok? Però più per una questione di nonnismo, perché quello più grande. Quindi lui, il fratello più grande, era il protagonista del gioco che si chiamava Brum Brum. E lui era Brum Brum la macchina. Brum Brum la macchina. E io ero tutti gli altri personaggi che comparivano. Salve signore, sono il panettiere. Esatto, quindi maschi, femmine, cose, non importava. Salve signore, cioè, sono esatto, semplicemente... Okay. Beh, io ero così con mia sorella, facevo tutti i personaggi maschili io. Tipo il fantasma nell'opera, io facevo il fantasma. Beh, ma che quindi cosa cercavi il fantasma nell'opera a 12 anni? Quando no, quando è che è uscito? Nel 2000? Ma che ne so! È in quella radio. Mamma mia, davvero? Sì, facevamo i musical in casa. Ma che storia! Anche a School Musical io facevo Troy.
Beh, oh, sì. Nel senso, ovviamente. Però in realtà questo è un discorso anche un po' più complesso per quanto riguarda il teatro. Sì. Che vorrei affrontare perché è un sacco bello, ma non so se abbiamo abbastanza tempo. Quindi andiamo avanti. Abbiamo fatto fare l'albero una volta, davvero uno scherzo. No. L'albero? Vabbè, io facevo la Madonna l'asilo. Anch'io! La farfallina! Molto gender anche la farfallina. Giulia, non vorrei dirlo, ma io ho fatto anche il fiore. Wow, un posatissimo di me, Giulia. Oh sì, io facevo la farfallina che ma che cazzo era proprio cazzo, lo scrissei però sì, no, no, questo è il palco. Wow, e da lì hai scoperto di amare la recitazione. Ho detto farò di questa cosa la mia carriera, era la più, e poi mi hanno fatto i complimenti perché era una bella farfalla. Ti ha fatto fare il discorso quando hai vinto il premio di doppiaggio animazione? Sì. Dovevi raccontare sta cosa. Mi ricordo quando facevo farfallina. Tutto iniziò quel giorno del 1900. Madonna. Pure, è così tanto avere un discorso per premiazioni, però non mi hanno mai premiato, però dire tipo una roba stupidissima, sì. Quando io in media giocavo al calcetto ed è così che sono diventata una streamer, grazie. Un giorno Obama disse, non è importante come si fa, è importante se lo fa che una donna a correre. Con la figlia. Ah, quindi... è una cosa che direbbe Obama. Ma scusami, se lo fa una donna con le fighe è un po' terzo. Infatti, io non sono molto d'accordo con Obama, però secondo me bisogna andare avanti. Non ho capito, un attimino. No, non esiste, era una persona. No, Obama non esiste. Ma se di figurarmi Obama di restare roba, dicevo, ok, Wikipedia, ma si di Obama. Ma quindi, volevamo cercare le donne su Google? Sì! Cerchiamo, cerchiamo. Vai, troviamo. Intanto però, mangiamo. Esatto, i panini dell'altra volta tornano presto. No. No. È la festa della donna. Cosa cazzo fate? C'è burgers. C'è burgers. Che cazzo fai? Vai di burgers. La nostra festa senza panini. Via, a casa. Ma perché burgers. Dobbiamo cucinarli raga, noi? Raga, però burgers buonissimo. No, a me non piace. Ma non c'è anche burgers? Allora no, ragazzi, non fare... Ci sono tante altre cose buonissime, e sono valutatissimo burgers. Perché tutti quanti dicono che è così buono? Quando un panino mediocrino, da fast food, raga. Ma ci sono dei paninazzi, cioè qui a Milano. Però nella fascia poco pesante da McDonald's è migliore. Cioè il punto è... Vuoi un panino da fast food che comunque è abbastanza leggerino o vuoi andare su una roba come quelli che cercavamo prima che sono esatto, quelli proprio io un paninazzo. Allora che aspetta, cerco un altro panino. No, esatto, per panino piccolo, ma a me quello. Se no io propongo sempre anche Flower Burger che Flower comunque a me piace un sacco. Flower Burger è molto buono. Tutti i panini rosa. Penso di averlo provato. Flower Burger, vai, ci sta. E sono tutti vegani. Però sono strabuoni, Sono molto buoni. Io sono ignorantissima su tutto quello che non ha carne dentro. E le patatine sono mega buone. Sì, è vero, perché sono bene. E allora ragazzi mi dovete consigliare voi, eh? Ma che colori carini. Posso leggere un è comunque tutto naturale, cioè lo fanno tipo con la barba bietola per fare il panino rosa o cose così. Panini rosa, tutti quanti. Viso 3.000. C'è ancora il Barbie? C'è il Barbie Burger. Ciao Viso! No, non c'è più, ora c'è il Jungle. Ah, Viso 3.000. Ah, dicono anche in chat che Flower Burger è buonissimo. Sì, è strabuono, sì. Ragazzi. Dicono anche i ragazzi. Se non avete assaggiato Flower Burger in chat, assaggiatelo perché è davvero buono. Sono coloratini. Non importa se non siete vegetariani, vegani o chissà che, è buono, cioè sì, è buono tanto a prescindere. La mangiate la Nutella, ecco. Tipo cotoletta, cioè senza carne però. Cioè, però che tanto ci assomiglia, cioè tanto comunque è nell'insieme appunto, esatto, è tipo, buono. Infatti dicevo, se mi consigliate qualcosa tipo la cotoletta... Però io prendo questo. È tutto un sacco buono. Era questo che volevo dire. Flower Burger, guarda, io te lo dico, se vuoi sponsorizzare queste fighissime ragazze. Beh, ma ci bastano 6, dicono... 7 burger. Cioè, ma che roba è? Allora, aspetta. Burger di lenticchie e riso basmati, flower cheddar, insalata, germogli di soia, pomodori confitti e salsa rocktail. Ma che figo è? Sì, sono buoni, sono un po' fancy, sì, è tipo... Assolutamente fancy. Ma poi è fucsia. È bello. Ma puoi scegliere il colore del panino di altri panini, cioè se te ne piace uno blu lo puoi far diventare rosa. Dai. Cioè, puoi anche abbinarlo come sei vestita, no? Sì, no, io sono vestita di grigio. Io faccio... nero va su tutto. Perché io e Giulia l'ultima volta avevamo preso quello giallo. Uno giallo. Che era lo buono, riprenderò probabilmente. Ma non è,
facile ricordare il pane buono. Guarda come sembra fresh. Io purtroppo sono abbastanza un velociraptor, ma sto cercando di diventare un essere umano migliore, quindi ultimamente sto riducendo il consumo di tartar. Vabbè, ci sta nel senso, ci sto provando piano piano. Mi piace parlare così, perché so che sono una voce fuori campo. Tanti faranno un botto di robe. Cambia il ban, no, no, la robica che hai brusì di fondo. No, gli ho fatto un mega ridere perché ti dico, io il problema è che proprio a me la carne piace un po'. Ma non è che sto cercando proprio sia a livello di impatto ecologico che anche di salute, perché comunque mi fa male mangiare così tanto, quindi io se trovo qualcosa di buono, ma guarda come stanno bene invece tutte quante le trecce, non hanno ciuffetti che escono. Quindi rosa, io ho preso quello fucsia. Adesso ci passiamo un attimo al telefono. Ma prendiamo un po' di patate. Sì, patate. Sì, patate. Io ho patate. Praise, patate. Le patate bravas. Bravas sono davvero buone. Molto buone. Sì. Buonissime. Buone. Allora, prendiamo tipo 3 bravas e 4 normali. Va bene. Facciamo metà. Dai, sì, assaggiamo. Ma dobbiamo andare a chiedere anche a l'uomo. Cosa vuoi chiedere? I gatti. No, non ironicamente, no, mangia per i fatti suoi. Prima hanno chiesto dove erano i gatti. I gatti sono chiusi di là. Con l'uomo. No, cioè magari li libero a chiusura. C'è troppa emozione. Sì. Prego. Altro intanto chiedono se domani la live delle ame salta perché siamo stasera. No. 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 Domani si gioca a porta. Domani si gioca a porta. Si gioca a porta l'uno. Sì, mia. Che bello. Mentre tutti aspettano il nuovo gioco AAA, noi giochiamo a Portal. Non ci ho mai giocato. Questa persona può ancora provare l'esperienza di provare Portal la prima volta. È così... Ah! In compenso mia sorella ci ha giocato. E cosa ne pensa? Le piace un sacco. Mia sorella domani fa 19 anni. Oh. Auguri! Come la tanto. Com'è che si chiamava? Irene. Irene, auguri! Senti un po', hai presente The Sims che c'hanno il cosino sopra? Hai questo ciuffo, tipo, hai scelto il personaggio Azza, ping! E quindi, cioè, ora meno, però prima era uno solo ed era molto carino. Adesso è selezionabile un altro personaggio. Esatto, seleziona Azza! Ma era un concept che avevamo pensato io, Robby e Giulia, sì. Che era ognuno di noi c'ha la sua frase e facciamo il gioco. Che bello è, tipo con la frase, your mom! Esatto! No! Non era aspetta! Perché your mom! Perché c'è un personaggio su Genshin Impact che dice you are mine, ma lo dice veloce, sembra quando lancia una spell e fa your mom e dice, e non ce l'ho quindi Tartaglia, ogni volta che lancia sta magia dice you're mine, però lo dice veloce sempre, mi sono fermata una certa faccio, raga, ma perché dice your mine? Dice your mine, bellissimo, your mom, quindi il tuo è your mom, esatto, ormai è tuo, ormai che switch è tipo più your mom. Bellissimo. Si switcha su Mary e Mammoth invece. Mammoth! No, il mio era dimmi qualcosa che non so. Bellissimo! Dimmi qualcosa che non so. Sì. Pic, perché ci sono tante storie, sono la custode dei segreti, ognuno... Cioè, è tipo, sì. Com'è che si chiama il tizio pelato del Trono di Spade ma con tanti capelli? Varys. Ma con tanti capelli? Varys. Perché io ho tanti capelli. Ah, pensavo lui, che è pelato da tanto. Lui, con i miei capelli. Fisicamente. Sì. Varys con i miei capelli, aiuto. Sì, la frase di Azza sarebbe concept, secondo me. Sta facendo il giro. Quindi your mom. Cioè non la tua, nel senso. Sì. Madre qualsiasi. Un saluto a tutte le mamme. Ciao mamma. E lui è Forza Napoli però. Forza Napoli, è vero. No, perché hai la skin Forza Napoli di sto periodo. Ah, è vero, limitata tu dici. Io ho preso l'azzurro. Sì. Vero. Come Napoli! Come Napoli, esatto. E Giulia, il tuo era? Cisi cecio. Ah, sporcarmi le mani? Esatto. Quando fai al microfono, dai. E non si è sentito. Vabbè, amica. Amo sporcarmi le mani. Bellissimo. Bello, ci sta. Lei ama sporcarsi le mani. Ma chi ha? Non lo so. Il character. Non lo so. Il mio sarebbe tipo, non ora, ho troppo da fare. Letteralmente. No. Letteralmente. Bellino, Fedi. Sì.
Sì, e non mi puoi sbloccare. Non la puoi bloccare. Abbiamo fatto questo ragionamento. Io sono il personaggio speciale perché lo puoi sbloccare a fine di tutte le missioni. Aspetta, sei tipo la combo. Era su Street Fighter che dovevi fare quella combo incredibile per farti uscire. Quello con i capelli rossi, non mi viene adesso. Chat, non help su Street Fighter, il personaggio particolare da sbloccare a caso. E te sei lui. No, combo. Non è che sono raro, è che mentre tu sblocchi gli altri personaggi sto finendo le emote io, perché prima ho troppo da fare. Sì. E alla fine dico, va bene, però hai già smesso di aver voglia di giocare, quindi non mi sblocchi veramente. Ah, tu, no. Però mi serve sì, tempo. Sì, Akuma. Sì, Akuma. Akuma. Giulia, chiedono il tuo contesto. Il mio contesto. Perché mi piace sporcarmi le mani. Perché era letteralmente, avevi forse iniziato appena a disegnare le miniature. Ma no, credo che ce ne siano tanti di contesti. Tipo, detto più volte. Ma no, tipo quando siamo andati a casa di Roby e stavamo facendo la pizza e volevo impastare perché amo sporcarmi le Cristo mani. Di mani. Oppure quando c'era proprio da sporcarsi. Ma è vero. Mi piacciono queste cose. Mettere le mani nel fango, gli slime, lo schifo. A me fa schifo sporcarmi le mani. Allora io spesso lavo i piatti con la frase. No, la mia frase sarebbe che fatica a vivere. Sì, raga, faccio una fan art di me stile Street Fighter. Sì, in posa così con la frase, con la scegli posa. Scegli la oh mio Dio. Dopo che organizziamo questa telecamera, si usa più per la live, si usa per fare delle foto singole, ognuna, tutte in pose. Esatto. Scusami. Io ho una cosa incredibile. Non ancora. La mia posa sarebbe tipo così, tipo. Raga, no. Però la prima volta ti era venuto il tono perfetto, ma non posso, devo lavorare. Sì, era così, ma chiedimelo di lunedì, cioè che oggi tra l'altro è il cazzo. Buona tua. Ma che delle donne, se sei donna non lavori. Se decidi che vuoi festeggiarlo così. Esatto. Vuoi festeggiarlo così. È chiaro, invece la tua frase? La mia frase? Mm-hmm. Allora, te la spiego io come funziona. La mia frase? La so. Allora. Ma no, non è vero, non lo dico mai che la so. Allora, secondo me quella schiera un pochino è palese. Palese. No, sono... Cioè, se è tipo la cosa che dico, la cosa che dico più spesso probabilmente è QWERTY no. Come Spoopy Basta. Ma guarda che Azza ha creato la pagina Spoopy Basta due giorni dopo che io avevo deciso di non creare la pagina QWERTY no. Ma non ci siamo mai parlate. Cioè, io quando ho visto che esisteva Spoopy Basta ho detto ok, sì, ragioniamo nello stesso modo. Spoopy Basta. No, comunque sì, credo che la mia frase potrebbe essere o QWERTY no. Dicono gattini dalla chat, palese. Ma lo dico così spesso. Lo diciamo in tanti. Palese lo diciamo in tanti. Anche io dico spesso palese. Fondamentalmente è stato uno dei miei tormentoni. Ah, sì, io fondamentalmente, tendenzialmente, in realtà un tormentone un po' di tutti. Perché mi sa che sono quelle cose che le dici due o tre volte. No. Per alcune di noi sono parole troppo lunghe per essere dette. Quindi calma. Sempre per prendere tempo. Aiuto. Fondamentalmente. E intanto pensi cosa stai dicendo. Ok, ci sono 7 panini, ma 8 patatine. Forse. Penso sia male. Ok, stavo ricordando tutto quanto. Sì, sono 4 e 4, però sono 7 panini. Vabbè, sti cazzi. E io sono donna, so contare. Almeno ti ho detto. Sei molto brava per essere donna. Allora, 1, 2. 3 5 Allora per me è 1 2 re gatto pingue. Cosa? Sono i numeri della televisione. Con cosa hai imparato a contare tu? 1 2 re gatto pingue. Non li ricordavo mai. 1 2 re gatto pingue. Ghette none ceci. E basta, so contare solo fino a ceci. Io non ho mai messo queste cose nei cassetti della memoria. No, aspetta, cos'è sta roba? I numeri della televisione. Nella televisione non dicevano 1 2 3, dicevano 1, 2, re. Infatti una generazione rovinata, no? Tutti questi bambini che arrivavano alle elementari e iniziavano a contare 1, 2 e le insegnanti tipo, cosa? Pingue per il 5. Memory check di quella volta in cui avete chiamato la maestra mamma. Memory check. Pensavo stessi per dire un'altra cosa che non dirò. Ma tutti abbiamo pensato. Però sì,
donna. Però io ormai basta dire memory check per ricordare anche quell'altra cosa. Ma memory check anche alla chat di quella volta in cui avete chiamato la mamma, la maestra mamma. Buoni sogni stasera. Auguri. Dovete migliorare le vostre vite, dovete ricordare queste cose di merda, non dovete scacciarle dal vostro pensiero, dovete affrontarle, è giusto, è giusto. Sto riflettendo su Pingue. Pingue? Ma sai che io non so contare fino a 10? No, Pingue è una parola, ma è sì, cioè, tipo... Desueta, no? Chi cazzo usa la parola pingue? Ma è bellissimo! Io uso la parola desueto! È bellissimo, bellissimo! Bellissimo desueto! Chi usa la parola pingue desueta? Io parlo come una babbissima! Cos'è desueta? Non è tipo immergere? Non avete visto tanto... Non è uno pingue, non è uno tipo... Google. Adesso sì, pingue è una parola, sì sì sì. Sì, no, però sto pensando, è un aggettivo pingue, però è tipo uno pingue. Perché è pienotto, abbondantemente rivestito e cosparso di grasso, per quello infatti mi sembra di immergere. Okay. No, mi ricordavo che voleva dire qua. Però c'è da dire che non avete visto tanto Nico e Sardi. No, avevo un blocco su pingue, non riuscivo ad associarlo. Ed è stato divertente il pingue desueto. No, come dite, scusa, quando una parola non si usa? Non si usa questa parola. Inusuale. È inusuale per me. Io dico boraga. Io dico che cazzo significa, quindi... Inusuale mi viene più difficile. Desueto è molto bello. Desueto è bello. È molto sagace. Non si usa. Ci si usa, ma non così tanto. No, dai, desueto. Ma non in un contesto normale. No, in un contesto desueto non si usa. Io ho sempre fatto un sacco di figure di merda. Desueto è un termine desueto. Ma non ho. La roba non si usa. È letteralmente non è vero, dilla, sembri solo più intelligente. Esatto. Ma è bruttissimo. Ma cosa? No. Ma dite il cazzo che volete, basta! È un retaggio del patriarcato, se sono più intelligente degli altri non è colpa tua. Cioè, se sembri un cazzo di genio, fallo, cazzo, esatto, fallo. Esatto, se io non fossi ignorante lo farei. Cioè, esatto. Mary, è il momento del cazzo Google. Vai, dai! Google. Aspetta, Google. Allora, mi ha insegnato Chiara. Una brava. Guarda, ci sono un sacco di persone grande. Tristi perché dicono... Però iniziamo dalle 5 W. Cos'è che era in... Sei persuaso! Sei persuaso? Che maestrine! No, persuaso non hashtag. Avuto, cosa scrivo? Hashtag maestrine. Cosa? Sì, che bello. Io proverei con quando. Quando, quando le donne. Donne. Quando? E vediamo. Allora, per spiegare la cosa che voglio provare a fare, presenta. È provare a googlare. L'avete presente quando invitano gli ospiti fighi a fanpage o che cazzo è quella pagina? Boh. Che gli dicono tipo Ramazzotti, quando Ramazzotti e si vedono i primi 5 risultati, sì. No? Voglio fare la stessa cosa ma con le donne. Allora, io se volete ve li leggo perché fanno... Certo, allora, il primo è quando le donne votarono per la prima volta in Italia e su questo... E quando è? Perché cioè, effettivamente la non seconda lo so. È similare anche la terza. Però leggi, una leggi, che leggi, però. Hanno avuto il diritto di voto, hanno mm-hmm. avuto il diritto di voto in Italia mm-hmm. e poi hanno iniziato a depilarsi. È ok. Onesto. Ci sta come e domanda. Poi c'è quando le donne italiane hanno avuto il diritto di voto, hanno iniziato a depilarsi. Quando le donne hanno messo i pantaloni, questa è legata al quando hanno iniziato a depilarsi. Okay. E quando le donne persero la coda? What? Le donne hanno la coda? Ma perché noi in realtà potevamo trasformarci in Super Saiyan? È che il problema è che l'uomo si sarebbe stato intimorito dalla forma Super Saiyan. E quindi ci ha tagliato la coda. La coda, raga. Esatto, se l'hanno fatto al contrario Dragon Ball, che sì, si sono hanno. Gli uomini cavernicoli e le donne Saiyan no. Vero. Bellissimo. Le donne Saiyan anche ce l'hanno, mi sa. Le donne Saiyan, c'è una tipa Saiyan. Nei primi donne c'era una tipa Saiyan. Ti dicevano che le donne Saiyan non non esistevano esatto, non potevano. Ma manco Goku era un Saiyan in Dragon Ball 1, quindi figurati. Mamma mia, vero. Dragon Ball Z, boom, gli alieni, figa. Ok, calma, va bene. Aspetta, maschi. aspetta, ma è il titolo di una commedia, quando le donne persero la coda. Anno 1972, commedia cinema fantastico, 1 ora e 34 minuti, in una piccola comunità di cavernicoli arriva Ham, un uomo di civiltà superiore con la moglie Catorcia. Bellissimo nome. Già guardare ragazzi. Quanto drag queen. Già Catorcia, bellissimo nome. Katia. Bellissimo. Katia e Catorcia, che cazzo di coppia sarebbero? Ora hai trovato il tuo nome da drag. Sì. Katia Catorcia. Che introduce il concetto del denaro e mette su bottega, ricchendosi presto e facendosi cedere la donna del villaggio. Bello. Raga, watch party quando le donne persero la coda. Ci sto. Prossima bello, volta. Bello.
Quindi sì, allora, cioè, appunto, hanno iniziato a depilarsi il volto e messo i pantaloni, che sono sagaci. Io voglio sapere dei peli. Sì, si può schiacciare... Esatto. Ah, non è tra noi la domanda. Hanno iniziato a depilarsi? Allora, beh, ma quando... tu lo sai quando le donne hanno iniziato a depilarsi? Io sì. No, non le donne. Name every woman. Quando tu hai iniziato a depilarti. Quando ho iniziato a depilarmi. Quando bisognava includere la... trauma piscina al liceo. Oh no, oh mamma, raga, sì. La al liceo. Io ho fatto piscina io piuttosto... al liceo. Io ho fatto non due andavo volte a scuola tutti i giorni. È stato traumatico. Io continuavo a darmi malata, avevo le crisi di ansia e ancora non le metabolizzavo. Ero tipo, che strana che sono non voler mostrare il mio corpo in costume da bagno ai miei compagni di liceo. Ma che ma perché andavate al liceo? Non ho capito, era palestra o era si faceva tipo l'ultima ora del giovedì si prendevano le borse e andavano a fare piscina. Ma che scuole private facevate della Madonna? Ma si chiamano calcio, plastico, questa era coca, si pagava la piscina. E la piscina piena di complessi, io non volevo farmi vedere in costume da bagno, ma soprattutto mi ero resa conto che avrei mostrato dei peli nelle gambe che prima di allora non avevo mai mostrato a nessun essere umano, se non io in pantaloncini. Certo. E quindi lì ho voluto imparare, tra l'altro vergognandomi, sì, come usare la metta e altro, perché ero... dovevo fare sta tortura, ragazzi. Minchia. Che cazzo di errore qua a fare piscina al terribile. Liceo. E pensa che tua madre ti ha detto fai la lametta. Mia madre mi disse devi fare la ceretta perché sennò fida tu poi è un incubo. Non ma mamma, ma tu come hai fatto? No, ma io sono diversa. Ah, ok. Ma vaffanculo. Minchia, pure mia madre me l'ha detto. Porca troia. Ma tu stai dicendo a una dodicenne di farsi la ceretta? Ma ci rendiamo conto che questa è una tortura? No, 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 mia madre. Il silke pill. Ah, il silke pill. Che amarella, ma il silke pill. Fuori di te, mi ha fatto venire dei traumi. Io ho superato il trauma col silke pill più o meno un mese fa. Mi hai sbloccato un ricordo. No, questo ricordo mia madre alla comunione. Perché avevo il vestito con la gonnellina e quindi mia mamma mi fa ti faccio il silke pill, ma avevo tipo 8-9 anni. Che cazzo mi ha fatto? Mi ha fatto il silke pill, ma tipo mi ha fatto un pezzettino, ma io ho pianto talmente tanto che mi ha detto no mamma basta 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 e mi ricordo ancora che ho fatto la comunione con sta striscia bianca Cioè, capito che pur di entrare, cioè il genitore che dovrebbe voler bene al figlio, pur di farlo conformare, lo fa soffrire comunque. Cioè, il figlio ti dice basta. No, aspetta, no, non era andata così. Ah, okay. No, era andata. Mamma, tuoi peli mi chiamano scimmia, mi prendono in giro. No. Non ti preoccupare, io ho la soluzione. Bro. No, mi fa troppo male, basta. Niente, striscia bianca. Ah, ok, okay. Ho capito, tipo, devi fare così. Non denunciamo la madre. No, è perché i compagni mi prendevano in giro se tipo avevo la gonna. Madonna, sì. È una scimmia. A me per i peli delle braccia. Anche a me per i peli delle braccia. Che quando ero alle medie, perché lì dici, quando è che avete iniziato a depilarvi? Tu quando sei andata in palestra? Io quando è iniziata a venire la... mi sono sviluppata l'estate in palestra e pantaloncini corti e maglietta maniche corte. Cioè avevi i compagni che mi prendevano in giro per, ovviamente, per i peli delle braccia che erano visibili e per quelli delle gambe. Anche a me. Quindi letteralmente è stata una conseguenza del bullismo. E sai qual è il problema? Esatto. E sai qual è il problema? Il problema è che io dicevo a mia madre: mamma, mi prendono in giro per quei peli nelle braccia. E lei mi diceva: ma non si fanno i peli nelle braccia? E io che cazzo devo fare? Vero? Io sono impazzita. Non si fanno i peli nelle braccia. Io facevo nuoto, quindi io ho sempre fatto nuoto. Io da 4 anni ai 25, tipo, fatto 25, no, col cazzo, 20. quindi questa cosa del, cioè, tra l'altro. Io tipo a 12 anni già li avevo, esatto. Ma tipo foresta. Sì, anche io a 10 anni già li avevo. Un po' il cazzo, però andavo da mia madre e dicevo, ma mamma, cioè nel senso sono davvero l'unica schifosa che fa sta roba, cioè va bene, non lo so, cosa mi devo subire nei prossimi anni. No, tu prima dei 14 anni non ti raserai. Ok. Poi succede roba, mia madre parla con altre persone, casualmente 3 giorni dopo se ne esce con, no, ora ti insegno il silke pill, ok. Facciamo una gamba, riesce una merda, però sono tipo wow, PS non le depilo più, mi sono rotte i coglioni. E questa roba qua, ho fatto anni a non farmi quelle delle braccia, perché se no è ancora più strano che tu li togli. Cioè stai ammettendo che hanno ragione loro, io così la vivevo. Finché poi un giorno io facevo pallanuoto e avevo una mia compagna di pallanuoto che mi disse anche a me vengono, ma io li raso, faccio la lametta, chi se ne frega. Esatto. E io, ma si può fare? Cioè, non muori ogni volta che infrangi una regola della depilazione? Quindi sono
tornata a casa, sono andata in bagno dei miei, ho rubato la lametta di mio padre, perché io non avevo il rasoio. Certo. Io facevo sempre la ceretta, dai 12 anni in poi io ho fatto la ceretta. Mm-hmm. Ma siamo pazzi? E quindi sono andata là e mi sono rasata i peli delle braccia con la lametta di mio padre, poi l'ho lavata, l'ho asciugata e l'ho rimessa a posto. E l'ho fatto per 4 anni, tipo. Ecco. E io sono tua amica e questa cosa l'ho sempre fatto anch'io, e tra l'altro mi è rimasto talmente tanto il trauma che io appena ho potuto ho messo via due soldini e mi sono fatta la permanente. Io ho fatto le mille fatte permanente. Bene. Hai fatto bene. A me non crescono comodo. Più, però capisci quanto è stato forte il trauma? Dei certo. bambini che mi prendevano in giro. No. Sei pelosa, sei peli nelle gambe, bla bla bla. Sei una scimmia. Che io appena ho messo via due soldini l'epilazione subito, permanente. Subito. No, hai fatto bene, cioè. Poi ognuno deve viverla in una certa cioè, maniera, cioè, secondo sì, me sì. il top è proprio fregarsene, però minchia ora che c'è lo so, cioè, però sai che no, sono cose infatti... che comunque continui a macinare sì, nella testa sì, sì. e non, cioè, non ti senti a posto, è sempre l'ansia sociale del oh mio Dio, se mi sgamano con un pelo, sì, oh my cioè, mi era rimasto proprio il trauma di sta roba. Che sbatti? Perché ci stava, te lo facevano avanti. Non depilatevi. Cioè, nel senso... Vi ricordate l'ansia di quando tipo appunto... Vi eravate depilate, uscivate e notavate che c'era tipo sì, un pelo, sì, bene. Un angolino che non avete fatto bene, tipo passavate tutto il resto dell'uscita tipo a cercare di nascondere quella zona come sì, se tutti sì, stessero sì, a guardare sì, le vostre sì, gambe. Sì, esatto, invece no, ma non è vero. Però c'era proprio un cazzo roba, ma dai. Ma ci sta che adesso possiamo prendere tutte queste cose e dirle, così tutti quelli che si sentiranno in difetto per i peli, tipo corpori, la base. Voglio continuamente dire questa cosa. Io non sapevo si potesse essere bullizzati per i peli sulle braccia, sì. che non me l'hai detto tu qualche mese fa. Sì. Io ero sinceramente pensato tipo oh cosa? Mio Dio, ti supporto, e tipo ma che cazzo dici? Che yeah. come ma dimmi, ma certo i pianeti sono 12, ma che cazzo dici? No, ma era mia, è una cosa molto più comune. Io non mi avevo idea perché ero rimasta perché non l'avevi. Se non te li facevi tranquilla, ma tanto ero tipo grassa, quindi ci pensavo. Avevi altra roba. Sì, sì, sì. Non no, ti prendevano no. in giro per i peli solo perché eri allo step più grave. Esatto, lo step più grave era che, oh mio Dio, non ci siamo mai accorti che sono tutti un po' grassofobici. E quindi il fatto che sei grassa era peggio. Quindi anche certo. i peli. Quelle sono cosce che si toccano. Che schifo! Già, purtroppo. Però sì, questa cosa per me mi ha sconvolto, ti giuro. Mi ha sconvolto. Quindi non sconvolgetevi, chi se ne fotte, per favore. Io mi sentirei ipocrita a dire fatevi crescere i peli dopo che li ho tolti. No, ma anche ognuno deve fare quello che vuole. Ognuno faccia quello che vuole. Vorrei estirpare il disagio che ti provoca avere i peli addosso. Sì, perché farli o non farli, ci sei. O siamo tutti d'accordo che sono preferenze. Non ribadiamo che io la preferisco non pelosa la mia donna. Lasciamo no, perdere quella cosa. Li noti, no? Io vorrei estirpare il disagio che una donna prova quando li ha addosso. Deve sì. essere libera di o toglierli perché gli va, ma non perché sennò si schifa. Quella roba va eliminata sì, totalmente. Verissimo. A me ha sempre dato fastidio perché ho sempre avuto il terrore. Mi guardano i peli, sì, non li togliere, sì, sì, mi sì. danno fastidio. Cioè, no. Piede sulla testa quando esci di casa, quando vai in spiaggia. Che odio, che insomma, perché poi vedi i maschietti che non è che stiamo dicendo che i maschi bla bla bla, però effettivamente vedi i maschi, ma se si tolgono l'asciugamano peli, hanno zero preparazioni, sì. maschi prima zero di andare a spiaggia, hanno zero preparazione sempre. Raga, io odiavo quando ero al liceo e i miei amici maschi mi chiedevano il giorno stesso tipo ti va di venire in piscina oggi? Oggi? Tra un'ora? E c'era io lì tipo brutto infame. Certo che mi va, ma non puoi dirmelo un'ora prima. Però dai, allora loro, allora noi abbiamo le nostre insicurezze, magari peli, queste cose così, però poi magari loro, sai, non è che si tolgono proprio l'asciugamano così, ci sono quelli che, no, non ho gli addominali. No, vabbè, le insicurezze sul corpo e sull'aspetto ce le hanno tutte. Le abbiamo uomini o donne indipendentemente. Sì, però ricordiamo che tutte queste insicurezze, sia quelle che hanno gli uomini di non essere abbastanza gli uomini, sia quelle delle donne di non essere abbastanza donne, sono create da uno stesso sistema. Certo, sì, sì. Che accomuna tutti, si chiama patriarcato, ok? Sì. E quindi, cioè, nel senso, tutti nella stessa cazzo di barca. Se si sì. vuole migliorare quella roba, bisogna migliorare anche dall'altra parte. Quindi esattamente. Buone. Esatto, ma infatti anche gli uomini che si sentono magari vessati proprio dal fatto di non sentirsi bene quando si denudano, è proprio perché il patriarcato, come diceva l'altro. Sì, sì, sì. Non hai il six pack fra nessuno. Esatto, cioè, ce l'hanno in pochi. E quei pochi che ce l'hanno non sono al mare, sono in palestra a spaccarsi. Ma non solo, c'è anche uno standard di bellezza maschile a livello di come è fatto un uomo muscoloso, che è profondamente scorretto. Vero.
E ne leggevo dopo articoli scandalosi su Jason Momoa, mi pare, con il Daddy Body. Perché anziché avere gli addominali contabili, aveva semplicemente una massa riconoscibile di muscolo con quel centimetro forse di grasso che andava a coprire il numero preciso di addominali. Cioè, quindi te vedevi che era una persona muscolosa, cioè in fit, no? Sì. Quindi atletica. Grosso. Però non aveva... No. E gli dicevano c'è la panza. Non aveva quella definizione proprio precisissima. E quello è un problema derivato dal fatto che nessuno, o la massa, insomma, non sa che il tipo di definizione che noi siamo abituati ad associare all'uomo palestrato è una situazione di deidratazione molto molto forte, che gli attori che devono girare i film con quella condizione raggiungono con diete specifiche solo esclusivamente per il periodo delle riprese, e poi quando finisce il film tornano ad avere il dead body, perché è quello il corpo, il sano, certo, muscoloso. Il corpo definito richiede un abbassamento, no, ma proprio un abbassamento della massa grassa e della quantità di liquidi corporei, che è molto dannosa, e quindi non è una forma che può essere mantenuta costantemente, perché ti fa male. Cioè, tu puoi decidere, faccio questo lavoro, faccio questo film, faccio questa ripresa con quel corpo lì, mi faccio il mese, due mesi, quanti saranno di dieta per arrivarci, ma poi finito quel lavoro non la puoi mantenere perché è fisicamente dannoso. Però che ansia, perché allo stesso tempo nel momento in cui tu fai quel film stai promuovendo quell'ideale di bellezza, esatto, lì. Sì. Esatto. E quindi poi la gente punta a quello. Esatto. E quando ti vede nella tua forma normale, muscolosissima, informissima, ma normale, ti dice che sei ingrassato, quando non è vero. E sono l'acqua, ma io me le ricordo queste foto, infatti, che con tra l'altro spesso però devo dire che erano gli uomini stessi, spesso sotto i post di Momoa a dire, oh guardate tutte quante le ragazze che gli muoiono dietro, invece anche lui c'ha la panza, e io ero tipo, no, raga, ma cosa state dicendo? Cioè, esatto, magari rispetto alle donne, mia nonna dice, a domani io ci metto la luna e le stelle, voi metteteci i sogni, buonanotte. Che carina, mamma, che carina, buone ninne. È proprio una ama la tua nonna. Ma che carina tua nonna, però, che ti manda i messaggi. È bravissima. Wow. Grazie, tutti i giorni, anche tutte le mattine, tutte le sere, sempre. Scrivere sempre sotto i commenti. Ah, vedi, così figa, così figa, però alla fine vedi che c'è il corpo tutto. C'è la cellulite. Sia donne che... Sì, perché vuoi troppo togliere potere a quella persona che... Senti che ti sta mettendo in soggezione scrivendogli sotto, come anche dire, tipo, ti autoconvince, ho ragione, ti fa sentire, esatto, tipo, vabbè, ma certo che è figa perché è tutta rifatta, perché è truccata, perché questo, perché il fotografo. Possiamo parlare anche di un altro aspetto tossico delle donne che a me dà un sacco fastidio, ovvero quanto sia socialmente accettato che le donne facciano commenti totalmente fuori luogo e sessisti e che strumentalizzano e sessualizzano l'uomo, perché sono donne e possono farlo. Cioè, a me fa veramente fastidio vedere il coacervo di donne di tendenzialmente mezza età che sotto le foto dell'attore su Facebook... ma che scrivono cose di un volgare che ve lo volgarissimo, una roba incredibile, volgarissimo. Io vivo un po' nella mia bolla, quindi non percepite queste cose. Veramente di un volgare incredibile, che naturalmente se fosse le cose al contrario sarebbe apriti cielo, guarda che schifoso, ma ti giustamente. Ma ti denunciano, però la donna. Però mica deve valere anche al contrario, cioè non è che puoi andare a risolvere l'oggettificazione della donna oggettificando anche l'uomo, così siamo pari. No, ma poi veramente commenti di uno schifoso. Ma che ansia. Mi è capitato di leggere proprio la settimana scorsa, guarda, delle robe che dopo magari vi faccio vedere in privato. No, ho paura. Uomini, cioè delle ragazze che scrivono sotto delle cose che ero, scusa, ma sei seria? Ma l'hai scritto veramente, insomma, cioè, ma tra l'altro col tuo nome e cognome, ma non ti vergogni? Ma su Facebook si accorge la gente che ha il nome, che ha nome e cognome, cioè, ogni volta vado nei posti, tipo, ma vabbè, ok. Facebook è ancora quel social che il capo ti controlla, mi pare, cioè tutto il resto no. Su Instagram, Ok, forse anche di cui parlavo, ma c'era comunque nomi e cognomi. Il mio capo è Twitch, quindi io ho visto tanto che vogliono fare che tipo...
per le beauty influencers, tipo, siccome c'è la cosa degli standard di bellezza troppo alti, dei social che rovinano, bla bla bla, e vogliono fare tipo una pseudo regola di Instagram che non puoi photoshopparti le foto per modificarti il corpo, diciamo, cioè filtro, colorazione, filtro, contrasto, cosa. Allora, sì, ma come fa? Però sì, ma tette più grosse, vita più corta, cioè. Non sono d'accordo, perché quello va a risolvere parzialmente forse un'insicurezza. Secondo me è grave se lo metti in un contenuto sponsorizzato. Quella è pubblicità, quella forse è roba. Forse per la cosa di sponsorizzato. Forse quello sono d'accordo, okay, perché promuovi una bugia. Perché sì, 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 perché se vai a modificare robe per crema per cellulite, sì, è frode. Esatto, certo. Dici tipo io con queste pastiglie sono riuscito a... E poi era sì, sì, fluidifica sulla pancetta, dai. Sì, abbiamo sì, che... sì, sì. Quello, sì, quello sono d'accordo. Secondo sì, me sì, cioè, sì, comunque c'è una fetta di... Oh mio Dio, però anche io ragazzina che vedevo, aprivo la TV e c'era Michelle Hunziker che è una buona totale, Tizia che è una buona totale. A parte PS... La smettiamo di tenere delle buone assurde in TV e degli uomini mediocri, cioè o capiamo che ma la donna deve essere bella per stare in TV perché appunto è in TV, quindi tutta la tutti la vedono e quindi deve essere carina perché è giusto sì, al fine dello spettacolo. Cazzo, ok, ma la dovrebbe valere anche per Gerry Scotti, no, che è bellissimo. Jerry. Però non è nello standard. No, capisco il concetto. Sì, è un po' anche la cosa dei film, cioè sì, qualunque film. Cioè si dà molto il permesso agli uomini in film, media, mondo dello spettacolo a essere anche molto più trasandati. Film e anzi dei ghoul. E stanno sempre con delle figate. Esatto. Senza andare troppo lontano, non so se avete visto le Winx, è uscito tipo sì, il telefilm un po' di tempo cioè, fa. L'ho visto tutto. Io l'ho visto. Io ho detto tutto. Anche me lo sono vai, guardato. Vai, Roby, vai. Me lo sono visto tutto. Non c'era più. Porca miseria. No, mi ha fatto cagare. No, infatti, cioè, era una roba mediocre. C'erano gli effetti speciali molto belli, gli effetti speciali erano una figata, il telefilm anche l'ambientazione era carina, sì, cioè alcune scene in scenografia non erano male, la storia e la caratterizzazione dei personaggi super mediocre, però sapete qual è il commento che ho sentito di più quando ho detto oh raga ho iniziato a vedere le Wings, ma Terra dai, ma l'hai vista Terra, cioè l'ha fatta grassa, è un personaggio bello tipo, e poi tra non è Flora, è Terra, non è Flora, sì vabbè è Terra, è Flora, è that's the point, esatto, era Flora, però sì tutti sono lamentati del fatto che fosse in carne. Cioè, ma lamentatevi del fatto che fosse vestita di merda. Come tutte quante. Cioè, mi fai un una cosa live action delle Winx e non le vesti da super. Cioè, fighe atomiche. Una fetta di Winx, però vabbè, l'hanno provato a rimodernizzare. E oltre a quello, oltre ad essersi lamentati che lo show fa una cosa gravissima che si finge progressista e dice guarda come ti abbatto gli stereotipi, sì, e mette tipo parole come mansplaining e cose così, sì, all'inizio però sta alla personalità un po' insicura, a quella grassa, perché ovviamente se sei grassa oh mio Dio gli uomini mi vengono dietro, però dopo si figlia lei, aspetta lei dopo, ma dopo è lo stereotipo, lei si riscatta un pochino, lei ma non è male, che lei una non grassa è male, il fatto è che una grassa si deve riscattare, si doveva riscattare, esatto, ma perché a me dava fastidissimo anche proprio il fatto che tipo lei apriva bocca e tutte le altre erano lì tipo sì vabbè tu stai zitta, oh ma raga ma la lasciate parlare, ma vabbè, ma lì è perché c'era una che parlava tantissimo, scritta malissimo, personaggio Mamma mia, scritti male. L'avete visto Pitch Perfect? Sì, sì. Io voglio più personaggi come Ciccia Eni, che una cicciona lo sa. Si chiama Ciccia Eni, lo sa benissimo. Ciccia Patricia. Ed è fighissima. Il rimorchio è un botto. Cioè, ed è bellissimo. Serve tantissimo quella è roba del. Perché io vedo. Cioè, a me è sempre traumatizzato sta roba da piccola. Che aprivo la TV e gli uomini si sentivano fighi nel non essere fighi. E le donne dovevano essere fighe per essere fighe. Sì. E quindi ero tipo, certo, porca troia, non posso essere anch'io un Ken Reeves model, tipo un po' scuro, con le cicatrici. Io voglio essere quella, io voglio essere sporca, schifosa, merda, still rimanendo figa. E invece no, devo essere sempre pura, pulita, carina, ordinata per essere figa. E no, io voglio fare l'altra roba. Quindi ora mi soprannominerò Schifo Azza. Schifo Azza! Schifo Azza! Schifo Azza! Schifo Azza! Schifo Azza! Cambio subito il nome su Instagram. Che schifo! Ti sto cambiando nome in rubrica. Metti il vomito come emoji. Allora, contatti. Schifo Azza! Schifo Azza! Però qual è la tua Winx preferita? Quelle vere? Di quelle vere? Sì. No. Tecna. Tecna. No. Tecna. Ti dirò che
Ackerman. Piaceva Bloom perché aveva il fuoco. Mi Tecno. Piaceva Isha. A me piaceva Bloom Isha. Perché aveva il potere di fuoco. Pare. Anche se poi caratterialmente era un po' svampita, però aveva il fuoco. Sì, oh, sta. A me piaceva Musa. Anche a me piaceva Musa. Piaceva musica. Artista. Mi piaceva Musa, anche Tecna mi piaceva. E le scippavo anche un po' Tecna e Musa. Sì, Tecna sì, era la più coraggiosa di tutte, l'unica senza i capelloni grossi. Tecna e Domitilla D'Amico. Ah, ecco. Sì, okay. sì. Mi ricordo, ma chi è questa voce? Sì, wow. Domitilla D'Amico. So che non mi piaceva Stella, mi ricordo. Non ti piaceva? Non mi piaceva Stella, non mi piaceva. Vai, volentieri. Mi piaceva Stella. Perché? Non mi piaceva Perché le donne? Perché le donne? Vai, perché le donne? Perché? Ma perché le donne? Ti piaceva The Wings? Aisha. Aisha, mi sa. Figa, Aisha era la mia seconda preferita. Aisha era una delle altre quando. Sì, anche okay. Non voleva farla nessuno perché aveva i capelli corti. Esatto. Che noia. A me piaceva tutti rosa. Vero. Però erano tutte io non Tecne la faccio perché avevo i capelli. Allora, le ricerche dicono il magico mondo di internet, perché le donne si truccano? Già, perché? Questa è una bella domanda. No, questa dopo apri un po'. Sì, maschi non si truccano. Ma in realtà perché non si truccano? Raga, no, aspettate. Gli egizi, gli uomini si truccavano da prima delle donne? Assolutamente sì. Sì, ma che continuino a farlo. Ti prego. Hanno smesso dopo un po'. Gli uomini dopo un po'. Gli uomini hanno smesso, le donne hanno continuato. Vabbè. Mamma mia. Allora, perché le donne si rasano i capelli? Che domanda è? Come osano? Facciamo il cazzo che queste tre donne su 9 milioni! Come osano rasarsi i capelli? Dee, che se lo possono permettere. Madonna. E sono sempre bellissime. Sì. Aspetta, aspetta il video in cui... Sentirsi fighe, basta. Ord TV scrive, perché già tanto se ci laviamo? È vero. Triste ma vero. Mamma mia. Triste ma vero. Una donna e un uomo che si lavi. Madonna. Uno che si lavi, uno. Però abbiamo gli standard troppo alti, no, scusate. Uno che si lava, mamma mia. Se donne pazze. Oh sì, pull best wings. I nostri sondaggi sono dai, sempre dai, molto, molto dai, giusti. La pull delle wings. Best wings, Tecno. Ovviamente Tecno. E Flora anche piace. Ma Flora piaceva tantissimo. Flora sì, sono Normi. No, oh, raga, Normi Bloom e Stella. È sempre molto impazziente. Raga, c'aveva il fuoco, per me io, I choose fire. Però in realtà Stella a me piaceva come Stella personaggio perché era quella frivola, però che comunque era tipo super amica con sì, le altre. Cioè, vero. Nel telefilm invece l'hanno fatta frivola stronza. Sì. Nel cartone era tipo frivola, ma era tipo... Non hai vestiti? Ma allora vieni a fare shopping con me, ti trucco io, ti vesto io, ti aiuto io. Super carina. Ma perché l'ha fatta qui tra? Le preferenze va molto da persona a persona, se ci fate caso. Sì. Perché boh, a me tipo sono sempre piaciuti molto i personaggi leggeri, spiritosi, tipo Bloom, tipo Bunny, Sailor Moon. Ma io adoravo Bunny. Ah, lei è la protagonista. Perché io tipo io odiavo le protagoniste in generale. No, a me piacevano un botto invece, tipo per me Bloom era top, Bunny era fantastica, poi Sailor Saturn era inarrivabile. Però subito dopo Sailor Saturn per me c'era Bunny. A me piaceva solo Jupiter. Bellissima Jupiter, era super incazzata. Davvero figa. La vedevo e aveva le scarpe più belle di tutte. Oh sì. Le scarpe erano una discriminante molto importante per scegliere quale Sailor ti piaceva. Aveva le décolleté rosa. No, Jupiter era verde e aveva le scarpe col collarino. Col cordino. Scarpe col tacco e il cordino. No, rosa è per forza Bunny. C'era Nas che aveva le scarpe con il tacco rosso. No, Bunny agli stivalazzi. Era molto rosa. Rosa. No, c'era una sola aveva le décolleté. No, forse era Venus. Era Venus con le décolleté. Arancioni. Comunque vince ovviamente Tecna con il 33% di voti. Ottimi gusti. Al secondo posto Flora con il 31%. Okay, al terzo posto Musa con il 18%. Anche okay, io ho votato. E poi c'erano Normi. Normi sì. E poi è Isha ultima. Ci sta. Allora, dopo lo facciamo con le witch. Dai, Aileen. Aileen era bellissima. Che nuovo che si chiama le altre? Sono Irma. Erano Will, Irma, Cornelia, Tarani e Aileen. E nessuno voleva fare Tarani perché ha i capelli corti. Già. Sì, certo. Io avevo una cotta incredibile a livello emotivo di character di personaggio per Aileen. Sì. Ma quanto sesso Cornelia. Cioè Cornelia era proprio Cornelia. No, anche io amavo Aileen, però volevo essere Cornelia. Tutti volevamo essere Cornelia. Cioè Cornelia era veramente veramente mamma mia. Trasformava i capelli da così diventavano lì. Io volevo essere Aileen. Ma quanto era figa Irma, che tipo nella sua versione umana era tipo normale, un po' chubby, nella versione trasformata era palesemente
Jessica Alba, tipo, con ste curve da urlo, tutte le altre comunque abbastanza piatine, lei diventa proprio... Ma perché loro erano grandi da trasformate. Esatto. Lei erano più grandi da trasformate. Più grandi, sì. Che bello. Esatto. E invece... Dovevo essere tutte Cornelia. Era tipo Scarlett Johansson da trasformata, ecco Irma. Irma era proprio Scarlett Johansson. Chi ti piaceva? No, a me è Irma. Aileen. Aileen. Non mi ricordo come si chiama. Tu linciate poi, ragazzi. Castani. Irma. Io sì, quella dell'acqua. Aileen, no, come si chiamava? No, era la cugina. No, stavo cercando di ricordarmi dov'è. Ah, c'era Orube, che era quella con i capelli. Orube, che bella. Orube era tipo quella del, sì, dell'oracolo. E ce n'era anche che un'altra che sostituisce per un po' Tarani. Esatto. Ok. E poi ce n'era un'altra che era la migliore amica di Cornelia, che diventava la regina. Ah, Elion. Elion, ecco, sì, lei. Sì, anche sì. Bellissima. Traditrice bastarda. Sì. Ma sì, quanto era buona Fobos. Caleb. Caleb anche. Perché io non le guardavo, però mi ricordo Fobos e Caleb. Vabbè, so. No, aspetta, adesso devo vedere. Cercali. Vedi perché te li ricordi. Quando le piace Fobos e Caleb. Hanno fatto un altro pull? Sì, ovviamente, la Switch. Cornelia, beh, raga, Cornelia è stupenda, stupenda. Era un sacco sacrato. Sì, ma il cartone non è mai piaciuto. Il cartone non era. Stiamo davvero parlando sempre tutti assieme. Hai ragione. Sempre. Perché le donne? Perché le donne? Parlano tutte assieme? Sì, che le guardavo, mi piaceva la bionda. Ah, Cornelia. Cornelia, ok. La bionda, mi piaceva un sacco lei. Allora. In che posizione è perché le donne vanno in bagno insieme? Perché tanto lo so che c'è. No, non c'è. Non c'è. Però ce ne sono di altre più interessanti. Non è l'ultima stranissima. Sì, però quella roba lì prima c'erano... Le donne hanno la coda? Quella roba lì c'erano chiesta in chat prima. Perché le donne vanno sempre in bagno tutte assieme? Perché no? Allora, perché ci sono gli stupratori ovunque. Questo è vero, questo è vero. Perché le donne cambiano colore di capelli? Perché no? Possono! Ma aspetta, che gli uomini mossono tutti i giustamente. No, ma non, cioè... Però rendiamoci conto che alle donne, anche gli uomini, perché dicono una cosa femminile, state dando più libertà di fare il cazzo che vogliono con i capelli e gli uomini si limitano perché è una cosa da femmina. No, ma non più comunque. Divertitevi. Cioè, ora meno, però il nostro giro, perché fidati che fuori... Sì. Pensa che se nel ti fai i capelli diversi molto spesso non trovi lavoro. Forse noi facciamo un'altra cosa. No, ma vabbè, Roby, anche noi se ci facciamo i capelli tinti non troviamo un lavoro ma normale. Ma tu sei una doppiatrice. Ma non c'entra, un lavoro normale, no, sto dicendo. Ok, se tu devi fare un lavoro di vendita, allora ti faccio un esempio. Io un po' a me hanno chiesto fa... di cambiare colore di capelli per esatto, fare la hostess. Io per fare la promoter dovevo avere un colore di capelli normale, il mio colore naturale. Molte volte mi hanno chiesto che, vabbè, ci può anche stare. Ma mi ero proposta più e più volte per fare la comparsa in alcune serie televisive, cioè proprio le comparsine. Se avevi il colore di capelli tinto non potevo partecipare, perché soltanto il protagonista, cioè perché questo qui sarebbe andato a mettere in ombra i protagonisti. Perché è inusuale. Tu comparsa devi avere il colore di capelli normale, quindi dico ok, ci sta. Però in un qualunque lavoro di vendita, e ne ho fatti parecchi, tu devi avere i capelli normali. Non ho capito perché cosa ti cambia, cioè alla fine sei soltanto lì al banchetto perché sembri più professionale, sei sì, socialmente parlando ancora, i capelli estrosi sono simili di... sai chi si tinge i capelli? I tossici. Cazzo. A proposito di tossici, no, cos'è che le tue i soldi solo per la droga e la tinta? Allora, chi ha portato la droga oggi? Tutte tinte. Cosa vi posso assicurare? Allora, gli uomini, sarà che appunto, come dite voi, adesso sono quelli che magari frequentiamo noi. Sì, io ne sì, nella nostra tantissimi nella con nostra capelli bolla, colorati sì. di mille colori. Però è vero un po' sì, che però, c'è... Sì, però esci per strada, non in pandemia, esci per strada e vedi quanti ne approfittano davvero, no? Abbiamo libertà. Anche il giudizio comunque di persone di altre generazioni. Io fino a 2 mesi fa avevo i capelli verdi. Quando me li sono fatti castani, è stato desiderio di mia mamma che mi ha detto dai, sta, ti prego, fammi sto regalo, rifateli castani. Ho detto dai, li avrei dovuti comunque fare perché avevano messo il green screen in studio e quei capelli, capelli verdi non andavo tanto d'accordo. Ho detto dai, va, facciamo questo fioretto. Ed effettivamente poi li ho fatti castani e ho detto sai che forse mi piaccio anche di più e li ho lasciati. Però mia madre era tipo sì. Io ho una storia su questo. Dopo 2 anni di capelli blu, poi ha dovuto subire. Quando io andavo al liceo avevo i capelli colorati, perché ovviamente ero alta, quindi la gente mi rompeva le palle perché ero alta, quindi ho detto "Beh, facciamo i capelli colorati, li ho fatti blu, li ho fatti viola, li ho fatti rosa, li ho fatti arancione".
E comunque rompevano le palle, ma almeno si limitava ai capelli. Sì, e ho detto, vabbè, dai, ci sta, figo. E, mi era capitato di incontrare questa ragazza che... Cosa? Mi ha censurato, spero stia bene questa ragazza, ciao Sam, spero che davvero stia bene. E semplicemente questa cosa non l'avevo sentita per tipo 5 anni più o meno, e bazzicavo a Viadana nel posto. Avevo appena iniziato a fare teatro, quindi anche lì capelli neri, avevo fatto, dovevo fare cosplay di Yennefer di The Witcher, quindi capelli neri. Mi stava bene, dai, di riposo, ho fatto l'esame di stato della quinta, come si chiama? L'esame di stato? La maturità? Le ho fatti con metà capelli rosa, metà blu, con tutte le mie insegnanti che mi hanno chiesto, ma tu vai alla maturità conciata così? E io, sì. E ho portato una bellissima tesina sui tabù e avevo i capelli colorati, rosa e blu. Quindi che ero... stile! Poi, ho finito e ho detto, beh, me li faccio neri apposta. E me li sono fatti neri. Sì. Succede che vado al supermercato e c'è questa ragazza che era una mia vecchissima amica, grazie Sara. Lui la vede i pelucchi li togli. No, figurati. E no, tipo 6 anni che io non la vedevo. E lei mi guarda mentre sta passando i miei prodotti. Io, ciao Sephora, come stai? Così. E lei mi guarda, ah, che bello, finalmente ti vedo con un colore di capelli normale. Porca troia. E la mia faccia, l'ho guardata, mia sorella mi ha scansato, ho detto, scusami Sephora, cosa hai detto? E io ho tirato dritto, non le ho più parlato, non l'ho più rivolto la parola e me ne sono andata senza salutare. Cioè, che disagio. Perché, cioè... non ci vediamo da un secolo e il commento che fai è finalmente ci sei fatto un colore di capelli. Posso capire mia madre, ma, sai, generazione ma è stata anche il modo plateale con cui l'ha detto, perché non è stato, ma hai cambiato colore di capelli, finalmente ti sei fatto un colore di capelli normale, con quella spocchia. E a me quello, io me lo ricordo perché è stato tutto assurdo, la spocchia, i movimenti del corpo, e ho detto, questa persona adesso per me è andata. E fatti da lì, cancellato dai social, non vuole più sapere niente. Tutto cancella. Il rancore. Il rancore, ti dico genovese che non sono di Genova, però ce l'ho, quindi... No, che fastidio, che fastidio. Poi in realtà al teatro dopo, perché... Allora, perché le donne perdono i capelli? Siamo stressate, perché ragazzi. Siamo molto nervose. Siamo stressate per colpa del... Io ho fatto l'università, quindi... Io lavorerò, la avrei molti più capelli, ve lo giuro. Laurea così, mi tiene già tantissimi. Siedi tantissimi. Domanda legittima di Robby, io un po' ti odio. Questi sono letteralmente tutti i miei capelli. Questi sono tutti i miei capelli, ragazzi. Io non ne ho tanti. Puoi farci anche cose pazze, però. Ti ho incredibilmente sottili. Io le ho lunghi, ma le ho finissimi. Ma lì sono anche pochi. È tutto molto. C'è anche da dire che con i capelli tinti un pochino di spessore col crespo si viene a formare. I miei sono mega crespi, quindi penso che da normali sarebbero pochini. Però sì, ne avevo molti di più. Ma sai cosa? Qua sono tanti. Qua ne avevo di più. Avevo più volume. Ora li pettino a testa in giù. Però qua ne ho persi tantissimi. Ma qual è la vecchiaia allora? No, era l'università. Ma aspetta, sei sicura di averli persi? Perché a me questi sembrano baby hair. Sono baby hair. No, no, qui non li avevo più. Mi sono sono proprio vedendo le foto. Avevo meno linea. Ah, suonano. Il cibo. C'è arrivato forse il cibo. È arrivata Lady Gaga, finalmente ha accettato il limite. No, arriva Lady Gaga. Ci porta i nostri Oreo, finalmente. È Lady Gaga. È Lady Gaga. Io non sapevo niente di queste cose da film. Baby hair. Eh sì, sono, vedi. Io non botto. Mica tu ne hai pochissimi. Come pochissimi? Io ho persino la Vida Vegeta, zia. Che bella. A me piace un sacco la Vida Vegeta. È fighissima, però non quella è con i cicogni. La Vida della Vegeta. Anche a me piace un sacco. La Vida Vegeta. E voi quanti peli vi sono rimasti in testa? La risposta è o sì o no, non c'è un massimo. Purtroppo. Aspettiamo per le altre domande e continuiamo a dire. Però perché le donne si truccano l'avrei cliccata. Adesso finiamo di leggere ma queste per domande. Ma ti dobbiamo dire noi perché noi ci tocchiamo. Perché io gli uomini si vedono bene. Allora, io ce l'ho la risposta. Il motivo per cui mi trucco è che a me dà molto fastidio il fatto di non avere il controllo su come io appaio all'esterno. Bella. Capito? Cioè, il trucco, ma come anche tingersi i capelli, come anche decidere come vestirsi, è l'unico modo che hai per dire io decido che voglio essere percepita in questo modo. Esprimerti. Esatto. Bellissimo. È l'espressione di se stessi. Quindi questo è il mio concetto del perché mi trucco e perché mi trucco in questo modo, perché mi vesto in questo modo. Perché sei figa! Figa! Perché è una condanna, giù! Ti
popolo. Giulia, voce del popolo. Oddio. Sì, 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 sì. Quindi fatelo anche voi, maschi, se volete esprimervi in maniera diversa, se volete essere più simili a come vi sentite. Potete farlo con i vestiti, con i capelli, con il trucco. Esatto. Fine, semplice. Se non lo fate perché pensate che sia da femmine, cioè decidete di non farlo perché, oh no, che... Se lo fate, siete delle pussy. Cioè abbiamo un botto di limiti, ragazzi. Perché aggiungersene altri? Perché o il pipo o no pipo? Cioè, chi se ne frega? O pipo o no pipo? Cioè, bisogna esprimersi. Quanti peli vi sono rimasti in testa? Sì, no. Guarda, io ho sempre detto che il make-up per me è arte. Io non lo so fare, però io ammiro le persone che sanno fare dei make-up elaborati. Per me è arte. Sì, è arte da acconciature dei capelli. Madonna, che bello. Colore dei capelli. Gli occhi. È espressione. Ha una decisione importante. Chiudere e mangiare? Visto che è arrivata la cena, le opzioni sono: o andiamo avanti per circa un'altra ventina di minuti massimo, fino alle 10, manca un quarto d'ora. E poi mangiamo. Dai. Oppure, se vogliamo andare avanti di più, facciamo a turni. E metà mangia e l'altra metà sta in mezzo. No, non a me non piace a turni. Perché anche a me non fa impazzire. Dai, mangiamo tutti insieme. Dividerci, cioè, voglio dire, piuttosto. Ok, va bene, è partito come uno scherzo il discorso dell'8 marzo, ci facciamo la live da soli con Blackjack e Squillo di Lusso. Ma perché non rifarlo? Ma sì! Ma perché dovremmo aspettare il prossimo 8 marzo? Si chiama Poker Texas Hold'em un giorno. Solo se ti spogli. Ho aperto su Red Dead Redemption. Solo se ti spogli. Oh, wow. Ma su Twitch offline! Ovviamente offline. E allora va bene. Offline, ma... Roby dicono proprio, telefono vicino al microfono. Ops. Ma su un altro sito. Su altri siti. Poi decidiamo. Esatto. Poi capiamo. Comunque, io direi sì. Arriviamo fino alle 10. Dai. Arriviamo fino alle 10. Sì, ragazzi, tranquilli, è successo un telefono. Sì, fallo di nuovo. Oh no! E, dicevo, arriviamo fino alle 10, così poi ci salutiamo. E poi lo rifacciamo. E poi lo rifacciamo. Lo rifacciamo ogni 8 del mese. Wow. Oh mio Dio! Ad agosto è il mio compleanno. Sono contento. Oh mio Dio! Ragazzi, l'8 è il numero che più mi definisce. Ma allora, l'8 è il numero fortunato in un sacco di culture. Che bello! Noi abbiamo sempre comunque il martedì sera con le ame. Le ame non è letteralmente queste tre capocce. Cioè, io personalmente mi avevo fatto un cazzo di essere riconosciuta in quanto ama. E a me mi interessa essere riconosciuta in quanto... donna fichissima, cioè quindi in quanto ama comunque, però è sotto un'altra dinamica. Quindi noi abbiamo quello spazio, delle volte noi invitiamo per fare, abbiamo fatto Gartic Phone assieme, sì, con Chiara e me. Ed è stato stradivertente. Hai disegnato un culo bellissimo. È stata la mia prima live. Quel culo è ancora nel mio cuore, veramente bello. È stata davvero troppo fiera, cioè veramente forse bello. Un po' troppo. Ma si potrebbe dire. Ma in realtà lo stavamo dicendo prima con Robin, nel senso se ci divertiamo ci sta di farlo almeno una volta al mese. Ci mettiamo qua a parliamo. Allora aspetta, ad aprile... Ad aprile c'è il mio compleanno. L'8 è un giovedì. Ci può stare. La numero 1 il 23 4. Mamma mia! Mamma mia, amiche da 7 anni. Mamma mia! Sì, però ho dovuto fare le filastrocche per far ricordare. Capito? 30 giorni a novembre, 23 aprile. Yes. Bella, ce l'ho, bella, ce l'ho fatta. Ho detto per anni come comprare un di Shakespeare, ma chi cazzo lo sa quando è comprato? Infatti no. Però adesso potrei ricordarmelo perché con il tuo compleanno. Esatto, almeno c'è un dettagliino in più. Vero. Però secondo me funziona di più. Sono la numero 1 e sono nata il 23. Allora, continuiamo con il perché. Le domande, sì. Perché? E poi dopo clicchiamo. Quindi, allora, perché le donne hanno il ciclo? Ma andiamo avanti. Perché le donne vivono però più degli uomini? Aspetta, perché... Perché le donne hanno il ciclo, se lo chiede una donna, è molto fatalista. Sì. Mamma mia, è molto, è molto sentita. Perché? Cioè, perché le donne hanno il ciclo? Perché? Non è Chiara che credo effettivamente che sia questa. Capito? Perché? Ah, non era per lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo? Cosa? Qual è? Non era per lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo? C'è uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo? Quale sketch? Sì, tu partorirai con... No, partorirai con dolore. Cioè, effettivamente ma è quello che viene dalla Bibbia, però, a chi scrive queste cose. Cioè, magari no, tu, il ragazzo che scrive perché le donne hanno il ciclo non me lo figuro, cioè se mi viene in mente le donne hanno il ciclo, no, infatti, sì. mentre la donna no, perché le donne sì, però, hanno il ciclo. Però, aspetta, secondo me le donne sanno perché hanno il ciclo, esatto. Gli uomini non sanno perché le donne hanno il ciclo, perché li amiamo. Io ho beccato uomini a 25 anni che non sapevano che noi avessimo più di un buco lì sotto, di un solo buco lì sotto, un buco solo, ce ne stanno, uno. Ah,
Cacca, merda, tutto assieme. Ma sei pazzo? Ma poi hai 25 anni, ma non hai fatto le elementari? Hanno dato 100 tamponi alla donna che è andata. 100! 100 tamponi! Su TikTok c'è questa tipo mega ganza che ha fatto un'illustrazione disegnata mentre cantava qualcun altro. No, la canzone in realtà è di una stand-up comedian. E lei ci ha fatto l'illustrazione sopra mentre disegna. E praticamente è andata un astronauta nel globo, oltre il globo. Pare fosse la Cristoforetti, eh. Ah, lei? Madonna santa. Aiuto, e praticamente la NASA per 2 settimane le ha dato 100 tamponi. 100 tamponi? No, neanche, erano 6 giorni. Erano 6 giorni nello spazio e le hanno portato sti 100 tamponi. E le hanno chiesto pure: sono abbastanza? Sono abbastanza. La NASA. Ce la fate? Ma ce la fa? Ma voi siete alla NASA? La NASA. La NASA. Non doveva tipo farsi zio un po' stupido. Ma doveva farsi una foto con tipo un tampone per ogni orecchio. Uno in un orecchio, due nell'ombelico. Ma era lei nello spazio, tipo gravità zero e lei con i tamponi. La NASA. Da pensare che ci sia anche gente che non sa che avviene una volta al mese, perché se in 2 settimane non sa che la NASA non lo sa, per quello esempio. Lo sa perché una volta al mese tu sei un pochino più nervosa, sei pazza, ma evidentemente non hanno capito che è una roba che dura 2 o 3 giorni, perché pensano che lo siamo per 20 giorni. Cosa? Ci fai un gonnellino hawaiano con 100 stile, con 5 codine che ballano una volta. Allora dai. Perché le donne vivono di più degli uomini, e su questo sappiamo che tutti la risposta. Che è collegabile a perché le donne hanno esatto. Esatto, ma anche queste domande cretine. No, no, non è vero. Perché le donne vivono più degli uomini? Servono. Perché è vero, perché sono più sfigati, cioè stanno più a casa. Allora, è vero, per il ciclo, per la rigenerazione per della cellula. Per il ciclo di rigenerazione della cellula, però sì. Anche secondo me è una questione che... fa media il fatto che gli uomini spesso fanno attività più pericolose. È vero, sì. E quindi rischiano di morire più giovani. Anche quindi poi abbassano la media. È vero. Anche quello è vero. Perché si fanno i cazzi propri? E campan cent'anni! Esatto. Che cosa? Poi, perché le donne non sanno leggere le cartine? Non è vero un cazzo. Perché abbiamo Google Maps. Ma non è vero niente, sono io il navigatore. Perché ci orientiamo guardando le stelle. Sì. Io non mi so orientare. Perché abbiamo il ciclo. No, raga, l'ultima esprime tutti i grandissimi dubbi sulle donne. Vai. Pronti. Perché le donne quando baciano alzano la gamba? Ma i misteri del mondo femminile. Ma chi lo fa? Andate a cagare. Che donna! Tu sei una donna, alzate la gamba. Ma chi lo fa? Ragazzi, se non alzate la donna quando baciate siete uomini. No, siete uomini. Siete tipo cani. È così che si definisce il gender. Ma che domanda è? Ma ci fa quella cosa male. È come il cane, ma è tipo un cane perché ti viene da pisciare quando baci qualcuno, no? Quindi... No, ma se lo clicchi ti spunta WikiHow che ti spiega perché. Ah no, adesso stavo cliccando un'altra roba. Vai, adesso dopo i disegni di WikiHow. Perché la Sara chiedeva ma cos'è che spinge la donna a truccarsi, e adesso stavo leggendo un po', ma questo è un po' banalotto. No, in realtà era più bella la cosa tipo quando hanno iniziato, dato che appunto anche gli uomini si truccavano. Prima vedevo in chat, molti scrivevano anche nell'antica Grecia, Roma, anche gli uomini si truccavano. Anche che cazzo hai fatto? E perché avete smesso di farlo? Hai spezzato lo schermo in 100 pezzi. Ma anche nel Rinascimento, adesso che ci penso, il nuovo Rinascimento, la Cipria. Perché poi infatti? Ma anche negli anni 2000, tipo negli anni 90 si truccava. È la matita. Questo è un discorso sociologico. Cioè io posso intuire, però credo ci siano proprio delle basi di studio per definire quando un uomo ha deciso che truccarsi era da donna. Che era basta. Esatto. Perché ci sta tutto, cioè, il progresso, le tecnologie, l'intrattenimento, tutte queste cose. Ma infatti cose... spesso sono state scelte arbitrarie. Cioè, ma non c'è WikiHow comunque. Che cavolo. Così come appunto durante... il rosa è da femmine e il blu da maschi, è scelta arbitraria. Che in realtà originariamente era il contrario. Era il contrario. Esatto. Giustamente riguardo al discorso del bacio con la gamba alzata, Patrick scrive: i non binary saltellano da un piede all'altro. Adoro. Te le immagini baciare una? No, stai fermo. Porca troia, stai fermo. Oh, il flip-flop dice per non inciampare sul patriarcato. Oh, wow. Mamma mia, ma siete scatenati in chat. Che bello. Che bello. Mamma mia. Perché noi non abbiamo voglia, quindi abbiamo iniziato a dire che è solo da donna.
Ho scritto, allora, una piccola curiosità. Ok. Sapete che il perché si scrive con la E accentata? Con l'accento acuto. Esattamente. Sì. Non l'ho messo. Sì. E sono uscite fuori delle robe terrificanti guardabili. Non si leggono. Mary, quello che stai per dire è inesatto, perché le ricerche su Google non sono case sensitive, quindi in realtà puoi scrivere la E totalmente senza accento. Però sono uscite delle cose... Non cambia niente. È perché sono totalmente diverse. Ma me lo giri un attimo. Ma Google funziona così, cioè non... Scusami, non è case sensitive. I caratteri speciali non vengono inclusi nella ricerca. Però sono, le risposte sono completamente diverse. La frase è letteralmente per le donne. Parli, aspetta, allora, parli del suggerimento. Okay. Sì, sì. Quello è un discorso diverso. Ma no, parlo della ricerca su Google. Io sto parlando dei suggerimenti. Cioè, se tu mandi poi l'enter, gli risultati lì non cambia niente. Ok, però invece quando lo scrivi qua cambia. Cioè, nel senso, gli uomini che non sanno che il perché... Sai che questa io la so perché le donne vengono scritte nel filo? Io non perché lo so, me la spieghi dopo? Ok. Perché fa molto bene contro la cistite. Ah, ragazze, se soffrite di cistite, vabbè, il succo di mirtillo vi aiuta. Però magari il resto no, eh. Cioè, nel senso... No, però è molto easy. Cioè, oddio, se siete subscriber magari si può parlare di questa cosa, non l'avevo fatto. No, comunque qua i chat chiarivano la storia della gamba alzata, dicevano che viene dal cinema. Sì, ma dai. Cioè, cioè, capisci che le basi su cui si basano degli esseri viventi che esistono sono solo tramite l'immaginativo? Ma infatti perché tu stai dando per scontato che ci siano delle relazioni sociali tra queste persone che scrivono le donne alzano la gamba. Evidentemente gente che ha avuto interazioni con altri esseri umani solo tramite il cinema. Perché sennò non puoi pensare che tutte le donne bacino alzando la gamba. Cani. Aspetta, vieni che ti aspetta che adesso ti faccio il mio. Ma poi per dire quando baciamo da seduta è un casino, no? Perché poi ci viene proprio ci facciamo così per le gambe. Giulia, zitta, guarda. Cosa stai facendo? Marchio il territorio. Ma esatto, marchiamo il territorio. Giulia, zitta. Gaza mi spacca con tutte, con cui hai guardato l'iPad misto a quella mascherina tipo con la lingua cosa troppo bellissimo. Amo sta mascherina, è davvero bella. Non è una mascherina da supermercato ma è una mascherina da live con la mascherina, è molto bella. Dovremmo prenderci tutte delle mascherine con delle espressioni. Sì, sì, per il prossimo ragazzi, ma quindi confermato l'8 di aprile. Va bene, okay. Io vi faccio sapere. Perché forse non sono... È la tua catchphrase, Rob. Ah, io vi faccio sapere! Oh, bellissimo! No, ma ti basta chiudere la live e sentire delle persone, in realtà, per farvi sapere. Non devo aspettare un mese. Però siamo in live, ciao! Com'è? Comunque io opterei per sì. Io opterei per decidere un po' cosa? Cioè, raga, avete bisogna decidere adesso. E tra l'altro il mio cuore si sta lentamente ristringendo, diventando una cacchetta, perché penso alle patatine lì dentro che diventano una merda. È vero, è vero, è vero. Ma adesso chiudiamo. Io amo le patate! Facciamo così, non deve essere il giorno specifico, sì, il giorno che possiamo tutte. Sì, ah, mese sì, va prossimo. Bene. È più semplice. Il prossimo mese scegliamo un giorno. Raccogliamo, devo fare un Google Form. Sì, anche se sarà 10 sarà l'8. Capito? Esatto. Qual è la disponibilità di ogni sì, se tipo tendenzialmente il lunedì è un giorno che torna comodo a tutti, sì, allora sì, tutte sì, per me. Sì. Ogni lunedì sarà l'8 marzo. Ci sta. Ogni mese sarà agosto, 8, non credo 8 marzo. Sì. Va bene, va bene, dai, va bene. Ragazzi, andiamo. Mi piace. Buon 8 marzo. Però sono le 21:58 e mi sento male se non chiudiamo alle 22. Vai, cioè, capisci che è sbagliato. Ho capito. Ma facciamo 2 minuti di chiusura. 2 minuti di chiusura. Adesso, cioè, no, ciao. 2 minuti di chiusura. 2 minuti di ciao. No, sennò un'ultima ricerca, dai. Mettiamo il countdown, ragazzi. Io alle medie mi rasavo il cazzo. No. Il tipo. Il tipo di... Allora, io spero vivamente che sta roba non vi sia... abbia riscadurito i traumi delle medie e no, possiamo un po' riderci sopra tutti qua. Se andate tuttora alle medie, avete un altro punto di vista su come la vedrete nel futuro e non depilate... No, vabbè, fate il cazzo che volete. Però sono discorsi, tanti discorsi. Noi ci tenevamo più che altro a non dare la nostra immagine al capitalismo patriarcale per oggi. Mm-hmm. Volevamo fare una roba fra di noi ed è stata una ficata. Io sono molto contenta. Poi ci mangio due panini e le patatine, sperando che non sia tutte lessate già. e niente.
niente. Posso, a che ore sono? Sono 59. Oh cazzo, devo dire entro 60 secondi. Vai. Voglio arraidare qualcuno, non lo so. Radiamo Ticci che è in live. Va bene! Let's go! Quindi datele tanti saluti e ditele di non depilarsi, ma soprattutto di disegnare un casino, così quindi, noi andremo a leggere. Hashtag tutto. Non depilatevi. Hashtag rifondazione isola di Lesbo. Oh. Viva la figa comunque, hashtag viva la figa, no, rifondazione isola di Lesbo per ora. Quel cazzo, bellissimo, vi saluto, speriamo che vi sia piaciuto. Ciao, grazie amici, grazie di essere buon Natale, buon anno. Guardate su Instagram i tag, andate a seguirci da Instagram, seguiteci tutte, mi incazzo. Cioè non fate i fighi la festa della donna e poi non seguite nessuna streamer. Guardate che sguinzagliamo a Zalina. La sguinzagliamo. Streamer donne, vogliamo l'elenco la prossima. Io non ho più l'assicurazione. Io non mi depilo, Sara, prima però hanno detto ti prego Sara calpestami, quindi Sara ti do un bacino, vieni, c'ho già la calpestata.